proseguiamo l'esame delle osservazioni, quelle relative alle valutazioni sulle schedature degli edifici. Siamo arrivati all'osservazione numero 104 da esaminare. Prego, assessore. Scusate, apro il registro, intanto chiedo all'Antonella se la fa vedere. Questa è carina. Simone, apri il microfono però perché... Scusa, no, dicevo allora, il parere dell'ufficio è di accoglimento. La richiesta è di classificare questo edificio 2. Se ho visto bene dalla sintesi dell'osservazione, non era stato classificato. Mi sembrerebbe. Sembra giusto a me. E che sia corretto, no? Nel senso che è un edificio, diciamo, che ha subito, insomma, alcune significative trasformazioni, ma conserva, insomma, un elemento, no, di qualità legato, diciamo, alla sua storia, che è nella forma, nella tipologia planivolumetrica, nelle caratteristiche tipologiche dell'edificio. Se non ci sono osservazioni, andrei avanti. Sarebbe agli orecchi, Jacopo. Altro che. Vedi, Simone, ti volevo dire una cosa. Questo potrebbe essere un esempio di come potrebbero essere recuperati quegli edifici in uno che ti dico io. Questo è un bel recupero, secondo me. Io me ne intendo poco, però a vederlo mi sembra un bel recupero, un recupero che mantiene anche i suoi valori e l'ufficio, ecco, vedi, potrebbe monitorare in tal senso tanti recuperi di edifici 1. Questo non è un recupero che ha stravolto l'edificio, vedi, è anche carino, secondo me. Sì, però vedi Michela che alla fine l'edificio, diciamo, originario, faccio per ragionare, diciamo, l'impianto dell'edificio originario è rimasto quello. E vedi, questo portico che è nettamente distinguibile, no? Dal corpo principale di fabbrica. Cioè il problema è utile quello che hai detto perché ci consente di individuare bene i temi, no? Il problema non è tanto l'addizione in sé, no? Ma è quando l'addizione te lo cambia, no? Ti cambia anche la parte principale del fabbricato. Invece, come dici te, questo è un caso in cui, diciamo, no, quantomeno il portico che ci è stato messo, no? Che poi può piacere, non piacere, quella a seconda dei gusti, però va riconosciuto, come dici te, che effettivamente diciamo, consente la lettura, no? Ancora del fabbricato originario. Quindi il tema è esattamente questo, cioè a che condizioni la trasformazione utile per il cittadino preserva il valore che vuoi tutelare, insomma, ecco. Vedi anche i pilastrini del portico, l'hanno fatti con i sassini, vedi, è stato fatto proprio molto molto bene, secondo Sì, me. ma è Poi, proprio quello che è un elemento questo si incongruo. può fare così uno, Cioè, eh. in che senso incongruo? i pilastri che sono, come dire,
fatti adesso in cemento armato sono rivestiti, non sono fatti in pietra, ma è un semplice rivestimento. Non trovi mai anche nell'antichità pilastri o colonne realizzati in questo modo, li trovi con elementi casomai molto più grandi, quindi si vede che è un elemento incongruo. La te può piacere. Vabbè, si potevano far fare in pietra, per dire, pietra. No? Però mi però sembra ci sono, che... Cioè, sono due. Cioè noi abbiamo messo due, cioè questo sarebbe secondo l'ufficio che diciamo ha fatto l'istruttoria per accoglierlo, però sarebbe secondo me uno di quegli esempi borderline di cui faceva riferimento l'assessore, perché è rintracciabile il nucleo originario che è diciamo il corpo di fabbrica, però ci sono degli elementi incongrui come il porticato, quei pilastri, la gronda che non rispetta le regole, diciamo, delle gronde tradizionali degli edifici agricoli, per cui l'abbiamo considerato in qualche modo, come giustamente diceva l'assessore quando spiegava, in qualche modo la presenza di questi elementi incongrui ne hanno in qualche modo, come dire, anticipato una trasformazione. È per questo il motivo che è stata accolta, però c'è anche da dire che forse potrebbe non essere è uno, due. Anche da riverificare, non lo so, magari trammettere di quelli da ritornarci un attimo sopra. No, ma dico, questo è un 2, non è un 1. È un 2, sì, questo è può ampliare. Ma la motivazione per cui era stata accolta e non era stato messo 1 era la presenza di questi elementi incongrui. E nell'ampliare Manola gli possiamo dare delle prescrizioni, no? Cioè, gli possiamo dire come può ampliare? È quello che dici, ma è il giochino, cioè io sono anni che ho avuto esperienza. Le prescrizioni, i tecnici stessi, come dire, non vengono accolte con piacere, perché vengono considerate come una limitazione alla loro espressività, capito? Quindi io negli anni ho, come dire, vissuto molte esperienze in cui insomma i progettisti hanno delle esigenze diverse che molte volte non collimano con quelle che sono le esigenze dell'ufficio di conservare certe memorie storiche. È difficile anche regolamentare, perché non riesce a regolamentare tutti gli interventi, perché sono molteplici, ogni intervento ha delle caratteristiche particolari. Qui ci vuole, secondo me, un proprietario illuminato e un progettista illuminato per questi interventi qui, e non è sempre facile trovarli, perché vanno avanti altre logiche, altre esigenze, ecco. Ma io penserei che no, ma non me ne intendo, ma non basta che sia fatto in pietra in una certa forma, Manola, cioè in una certa forma che richiama il vecchio fabbricato e magari in pietra, no? Ma personalmente, ora qui si entra in una discussione... No, per dire, ecco, sì, ora tanto per dire, perché no, mi garbava come è fabbricato. Dal mio punto di vista, questo che te dici può anche essere corretto, è un'operazione di mimetizzazione. Cioè, io l'intervento nuovo che faccio, lo faccio e cerco di conformarmi alla preesistenza. E questa è una linea filosofica, diciamo, sul piano progettuale. Poi ci potrebbe anche essere un'altra linea, che è quella, mi sembra, che ha proposto anche un altro progettista, dove l'intervento di trasformazione deve essere visibile, magari realizzato anche con altri materiali, ma deve produrre, secondo me, un livello architettonico alto, cioè necessita che l'intervento sia condotto da un professionista, progettista, veramente capace. Ecco, diciamo, queste cose non è che le troviamo tanto spesso, perlomeno fino a quando lavoravo all'edilizia. Ora io non ho più il controllo dell'edilizia, devo dire, può darsi che ci siano dei risultati architettonici notevoli. Io ormai è qualche anno che non ho più il polso della situazione, non mi sembra, ecco, però come dire, io non sarei neanche per dire l'obbligo è che deve essere tutto in pietra, ecco, dal mio punto di vista di architetto, però potrebbe essere anche un intervento moderno, ma ben condotto. Già questa tettoia in qualche modo cerca di mascherare
con questi rivestimenti in pietra dei semplici pilastri in cemento armato, capito? Però il risultato è incongruo, perché non si fanno con queste pietre qui, perché là bisognerebbe entrare anche a discutere di questi rivestimenti, come vengono fatti. Spesso e volentieri vengono utilizzati questi rivestimenti prefabbricati, che sono uguali, sono come dei pannelli che vengono attaccati, e si vede benissimo che è una cosa artificiale. Allora è meglio un'intonacatura, ma ora si entra in un campo tecnico che non so quanto possa interessare alla commissione. No, va bene, via, dicevo così per dire. Tutto un dibattito, no? Anche appunto nel campo, diciamo, dei professionisti che si occupano di queste cose, su, come dire, il falso storico, no? Nel senso che quando te fai una cosa moderna e poi cerchi di farla assomigliare a qualcosa di storico, non sempre il risultato è apprezzabile, e comunque non sempre il risultato viene apprezzato nello stesso modo, no? Anche da chi fa parte dello stesso settore di lavoro. E quindi, come diceva la Manola, qualcuno dice: ma non è tanto il fatto dell'omogeneità dell'intervento, è la possibilità della qualità dell'intervento e la possibilità, diciamo così, di leggere la parte storica, no? Di conservare e di leggere la parte storica, no? Perché uno può anche aggiungere un elemento moderno particolarmente bello, che si distingue bene dalla parte storica, e magari la parte storica riesce a preservarla. È chiaro che va detto, per onestà, no? Diciamo, credo intellettuale, che il Comune di Camaiore non l'ha mai avuta nel corso della sua storia, correggetemi se sbaglio, delle regole costruttive, come dire, molto dettagliate e prescrittive. Perché la storia è che a un certo punto alcune regole vennero scritte e poi divennero indicative e non prescrittive, per la ragione che un po' raccontava la Manola, cioè perché poi chiaramente c'è anche una libertà, diciamo, no, progettuale, che fa parte dell'autonomia professionale di chi fa questo lavoro. Quindi è un po' il dibattito, no, che abbiamo fatto l'altro giorno. È chiaro che se a un certo punto decidiamo di cambiare qualche norma, lo si deve fare a due condizioni, no? La prima è che si sia sicuri che quello che scriviamo non crei un problema, un pregiudizio, rispetto anche a alcuni esempi che abbiamo visto in questi giorni. E la seconda cosa è che in quel caso ci vogliono delle regole molto, molto stringenti, e bisogna scrivere nel piano operativo. Ora io direi, se siamo d'accordo, sì, Jacopo. Posso un momento, veramente un piccolo contributo, perché la Manola è intervenuta e mi sento di dare un'indicazione rispetto a questo caso qui. Allora, se si osserva questa immagine, si capisce chiaramente che la condizione di partenza di questo fabbricato è ancora visibile, ma ci sono una serie di interventi che in questo caso riguardano finiture e interventi che hanno, come dire, di ristrutturazione, che sono, su cui veramente un qualche margine di intervento ce lo possiamo avere a livello normativo. Allora, quella copertura lì è un errore, per esempio, e ammettere la possibilità che su un fabbricato del genere si realizzi una copertura di quelle proporzioni e con quella sagoma e con quella forma è un errore storico anche. Cioè, se noi riconosciamo a dei fabbricati, indipendentemente poi dalle questioni che riguardano la realizzazione di volumi aggiuntivi, indipendentemente da questo, se gli riconosciamo un valore che lo vogliamo mantenere, dobbiamo per forza di cose darci degli strumenti che nel complesso lo fanno leggere quel valore lì. E un tetto del genere, con un aggetto di quella profondità, con un'ombra sui muri verticali, che non ha mai avuto questo edificio, mai avuto, è un intervento che non è congruo. Per esempio, altra questione, le finiture sulla superficie verticale. Se questo edificio fosse nato con l'intonaco,
Sarà il caso di dirlo o no che l'intonaco lo deve mantenere, per esempio? Ecco, allora, visto che poi, come dire, affronteremo anche il ragionamento sul regolamento edilizio, cerchiamo di capirlo, no? Quello che vuol dire scrivere una norma pertinente rispetto alla conservazione di valori che riconosciamo nell'edificato. Perché scrivere delle norme pertinenti significa individuare quali sono i valori che quei fabbricati lì, cioè la consistenza attuale di quei fabbricati lì, esprime. E ripeto, ci sono, osservando delle immagini e facendo delle valutazioni anche soltanto tecniche, che sono sicuramente in capo all'ufficio, perché l'ufficio ha tutti gli strumenti per poterle fare, ci sono degli elementi che lo definiscono quel valore lì. Siccome l'immagine dell'edificio è definita in particolare, oltre che dall'impianto, anche da una serie di caratteristiche formali, ecco, quelle caratteristiche formali lì abbiamo, secondo me, la possibilità, per l'esperienza che c'è negli uffici e per la cultura che abbiamo espresso in questo piano, di poterli considerare in maniera piuttosto precisa. E questo caso qui ti dimostra che tutta una serie di questioni, nelle trasformazioni che ha subito questo edificio, fino a questo momento non sono state considerate, perché altrimenti non si sarebbe realizzata una copertura così inadeguata, probabilmente non si sarebbe mantenuta a vista tutta quella superficie lì, perché potrebbe essere che non fosse a vista in origine, e è un peccato forse veniale la questione del porticato aggiunto rispetto all'immagine dell'edificio. Perché quel porticato lì per me può essere di vetro, può essere di legno, può essere di pietra, può essere di intonaco, ma deve esprimere una qualità, che in questo caso qui la riconosco come omogenea, perché ci si è messo sulla copertura del fabbricato dei bei travoni aggettanti che fanno la gronda, e quindi il linguaggio si è riproposto lo stesso mettendolo sopra i pilastri del porticato. Però dico, l'operazione a livello tecnico, lo dico soprattutto all'ufficio, non è infattibile se vogliamo, indipendentemente dalle questioni 1, 2, tenere a mente qual è il valore da preservare. Abbiamo degli edifici nel territorio rurale che hanno dei valori architettonico-ambientali. Se su questi i valori li vogliamo mantenere, dobbiamo fare in modo che si riconoscano quali sono i caratteri principali e su quelli essere decisi. Ok. È stato utile. Proseguiamo oltre. Allora, osservazione 105. 118, scusate. Si chiede la schedatura del fabbricato di civile abitazione. Si chiede la schedatura in due, è in una zona e quattro non è stato schedato. Accolta la proposta dell'ufficio. Vediamo. Ecco, mi sembra un caso analogo a quello di prima, no? Un edificio che mantiene alcuni valori, insomma, chiaramente visibili, ma che ha subito, un po' come quello di prima, no? Delle significative trasformazioni. Quindi io non ho osservazioni, per me si può andare avanti. Però giusto una curiosità, Manola, questa è una di quelle classiche istanze non senso, via, perché si è autolimitato, perché lui poteva fare in recente 40 metri quadri d'ampliamento, ha voluto essere in due, ne fa 30. Infatti, okay, infatti. Secondo me è così, non so il motivo, però è così. Perché quelli, Simone, a beneficio e integrazione. Evidente, sì. Scusa, ti volevo interrompere. Prego, Alberto. A beneficio e integrazione della commissione, quelli campiti con lo stesso colore dell'area, non è che non sono schedati, si portano indietro quelli dei fabbricati recenti, sostanzialmente sono tutti recenti. Sì, sì, lo ripetiamo a beneficio di tutti, anche di chi eventualmente ci dovesse ascoltare in diretta o in differita. Se un edificio è già abitativo, se non è individuato in modo specifico, è un edificio recente e si applica la norma di riferimento dell'area in cui è inserito. Siccome nella maggior parte dei casi
le norme sugli edifici recenti consentono un ampliamento di 40 metri quadrati, chiaramente una schedatura di interesse ambientale gli toglie una possibilità di ampliamento, nel senso che gli toglie 10 metri quadrati, insomma. Ora, parlando in superficie utile, poi sappiamo che in realtà le misure saranno in superficie edificabile. Allora, osservazione 133. Sì, mi toglie. Chiede la modifica della classificazione da monumentale a pregio architettonico, quindi da M monumentale a 1. La proposta dell'ufficio è accolta. Beh, è evidente, insomma, che qui la proposta non può che essere accolta. Beh, anche uno, secondo me, è, cioè, lì un... Ma credo che credo che siamo proprio, vedete, in un borgo storico, per quello che è uno. Non so se è... Cos'è? Casoli? Cos'è? No, dovrebbe essere una, ecco, sì. Beh, siamo, ecco, questo va tenuto conto, cioè questo è proprio un edificio storico, al di là di piaccia o non piaccia, no, sotto il profilo estetico, però è proprio un edificio storico, perché vedete, è proprio nel centro del borgo, no, del paese, nel nucleo. Tant'è che lo stesso... Non mi ricordo una cosa, la differenza fra monumentale e architettonico. Ma monumentale, Riccardo, sono i beni che non hanno soltanto un valore storico, ma hanno, una qualità architettonica tale che potrebbero persino essere soggetti a un vincolo diretto da parte della sovrintendenza. Sono, non so, Villa Cavanis, ecco, mi viene in mente, che penso sia monumentale da parte della parte. Cioè, sono beni che, oltre ad avere un valore storico, hanno una qualità tale da distinguere. Jacopo, spengi il microfono, che io non capisco quello che dice Simone. No, dicevo che sono beni che, oltre ad avere un valore storico, hanno proprio una qualità architettonica visibilmente superiore, tale per cui, volendo, la sovrintendenza potrebbe anche metterci un vincolo diretto. E come dire, che si differenziano in modo chiaro dagli altri. Ora mi è venuto in mente, appunto, la villa, diciamo, dei padri Cavanis a Capezzano Piano, nella parte storica, ovviamente, per fare, insomma, un esempio abbastanza chiaro. Sono beni che chiaramente hanno un valore che va oltre, diciamo, la semplice storicità. Ora, poi c'è chi potrebbe dirlo meglio di me, il concetto, ma insomma, è più o meno questo, Sì, ma infatti a me monumentale, questo qui ha ben poco di monumentale. No, questo non è monumentale. Forse nemmeno architettonico, secondo me. Architettonico sì, perché, vedi, Riccardo, è inserito proprio nel tessuto storico del borgo, no? E quindi, al di là che, cioè, diciamo, il valore storico non sta tanto in un aspetto, come dire, di valutazione estetica pure semplice, no? Perché l'edificio ti può più o meno piacere, ma sta proprio nel riconoscimento di un tessuto che ha una sua storicità, e quello ce l'ha, perché per forma, per caratteristiche tipologiche, probabilmente, lo diceva prima Jacopo, che è più preparato di me, ovviamente, anche proprio quell'intonaco che te vedi, no? Quelle caratteristiche lì sono tipiche. Fai rivedere, Antonella, lo fai rivedere, per favore, l'intonaco. Guarda la foto. Poi, al di là dell'intonaco c'è un impianto urbano che è organico al centro storico di Pedona, per cui, come dire, è chiaro che poi gli edifici si sono trasformati nel tempo, e questa è una storicità che è lì da qualche secolo e la mantiene anche in alcune sue forme. Cioè, ecco, per esempio, questo edificio qui, con ogni probabilità, se ci si leva l'intonaco, si fa un danno.
perché sotto potrebbe essere tutto con una muratura a faccia vista di piccoli sassini o di piccoli elementi che non ha nessun pregio e che è a intonaco per un motivo. Vedi, vedi la tipologia, Riccardo, come è intatta, no? Le finestre, la copertura, la conformazione planivolumetrica nella foto che si vedeva prima, si vedeva ancora meglio il valore proprio, no? Della, guarda, guarda, vedi come è intatto sotto il profilo della composizione planivolumetrica. Cioè, questa è una forma persino identitaria, no? Rispetto a un paese. Cioè, questo è uno di quegli edifici che insieme agli altri, no? Ti dà vita al borgo e te lo, e come dire, te lo dà in termini identitari, no? Cioè, te vai nel borgo e lo riconosci, insomma, con queste forme come tale, insomma, non so come dire. Sì, sì. Quindi, ma anche il tetto, no? Mi sembra, rispetto a quelli precedenti, è, cioè, più piccolo, è più conforme, mi sembra. Che dici, Jacopo? Sì, è di sì, nonostante sia la sagoma sia, come dire, così un po' mossa, però è chiaro che, insomma, è un edificio che ha una, è congruo e è parte di quella perimetrazione che si vede nella scheda e che fa parte della consistenza storica del centro urbano di Pedona. Non è un edificio degli anni 60. Perché poi successivamente si costruiscono case con questi tetti così, con queste gronde così grosse? C'è un motivo particolare? Perché fa comodo. Fa comodo. Fare l'acqua quando piove. Fa comodo e rientra in una possibilità che, insomma, a livello di gusto, a livello di mancanza di sensibilità è più apprezzato. Si vedono anche al sud, dove non c'erano le gronde. Si cominciano a vedere anche al sud, ma poi perché c'è l'ufficio, io non voglio parlare per l'ufficio. Ok, andiamo, proseguiamo. Allora, 134, l'edificio è classificato 1, si chiede 2. La proposta dell'ufficio è di accoglimento. Vediamo. Scorriamolo. Antonella, c'è qualche altra foto? Ecco, oh, ora si capisce un po' meglio. Vabbè, non credo che qui servano particolari commenti, si vede, no? È molto simile a dei casi che abbiamo visto prima. È leggibile ancora la parte storica, ma in presenza di, insomma, una serie di trasformazioni significative di cui prima la Manola e Jacopo, diciamo, ci hanno anche aiutato, no, a capire quali sono gli elementi di lettura. Poi, osservazione 136. Allora, qui, se non vado errato, si chiede, diciamo, per quello che ci riguarda, un cambio di classificazione da P4 a B2, e noi in realtà l'accogliamo parzialmente, cioè l'ufficio propone l'accoglimento parziale, perché la mettiamo in zona P2, cioè parchi territoriali e fluviali. Qui vi ricordate, ce l'ha già segnalato Fabrizio, per un problema di restituzione grafica ci sono una serie di zone che sono state individuate come P4, quando P4 è soltanto il reticolo idrografico in senso stretto e gli specchi d'acqua, mentre, diciamo, la classificazione corretta di zona era parco fluviale. E quindi niente, qui viene riconosciuto l'errore, ma il cittadino chiedeva una B2 e invece gli viene dato, chiedeva una B2, chiedeva la zonizzazione B2 e invece gli viene data la zonizzazione P2. E andiamo avanti.
Si vede altro, Antonella? Ecco, avanti. Ora, qui in realtà, sulla base dei documenti che stiamo vedendo, si capisce male. Forse se prendessimo il... No, ma Simone, ti voglio anche dire, no? Questa osservazione qui, che se ti faccio vedere l'astratto di piano più in alto, vedete che c'è scritto, c'è quel, sul baffo non c'è un numero, vedete? Non c'è riportato né 2 né 1, invece in realtà non so cosa è successo dove ha preso questa cartografia, però se abbiamo riguardato l'adozione e su quell'edificio lì c'è un 2, è classificato 2 come edificio. Ah, ma allora qualcosa che... Non lo so nell'osservazione, non lo so questa cartografia che lui ha legato all'osservazione perché non c'è un 2, infatti non ci tornava e io siamo andati a vedere le tavole che sono state adottate, proprio quelle di consiglio comunale, e quell'edificio è stato schedato 2. Ma allora va cambiato, è un 2, via. In grado di farci vedere la tavola adottata? Aspetta, datemi 2 minuti che ve la apro. La commissione verifica. Sì, ora guardi. Dicevo, per anticipare le cose, però allora va cambiato il registro, nel senso che... avevo già annotato, infatti era quello che volevo dire alla commissione, riguardandola non è corretta la risposta istruttoria, quindi se la commissione accetta lo annoto e poi lo riguardiamo insieme all'altro da verificare e ricontrolliamo il testo. Sì, certo. Va bene, allora andiamo avanti, Antonella, non ci stiamo a preoccupare, tanto è corretto che l'ufficio riformuli il parere e ci si ritorni su. Okay. Ok, va bene, ok. Allora, osservazione 137, si chiede la modifica da 1 a 2, il parere dell'ufficio è di non accoglimento, vediamo. Vediamo se ci sono altre foto. Vabbè, qui direi che oltre ad un aspetto, chiamiamolo, no, di conservazione che esiste, seppur in una situazione, no, di insomma, difficoltà strutturale, chiamiamola così, però esiste, no, un fabbricato che ha un suo valore storico, mi sembra ci sia anche un aspetto che riguarda l'inserimento ambientale, cioè lo vedete, qui siamo nel bel mezzo di un uliveto, se lo vedo, se lo leggo bene, con tanto di gradoni, insomma, tipici delle nostre zone collinari. Per cui io su questa non ho, diciamo, particolari osservazioni ulteriori. Ovviamente io vado avanti se qualcuno una cosa vuole... Simone, si può vedere dove è inserita? Si può vedere la cartina anche? Sì, certo. Qui aspettate, vi apro la cartina. Una volta le facevano così. Manola, vuoi rispondere te? Ho capito la domanda che mi ha fatto con Roberto, scusate. Che dicevi, Riccardo? Chiesto se i tetti una volta di questi edifici erano fatti in quella maniera lì, molto piccoli. Sì, gli edifici, gli annessi agricoli, ma anche le case comunque, coloniche, si caratterizzavano tutte per gronde molto piccole. È chiaro, come dice Michela, che chiaramente una gronda più grande funzionalmente, diciamo, protegge di più dall'acqua anche le pareti stesse, quindi sul piano funzionale non c'è niente da dire, però sul piano della caratteristica architettonica l'architettura rurale si caratterizza proprio per le gronde piccole. Anzi, ai lati praticamente del tetto a capanna di pochissimi centimetri, diciamo. E poi hai fatto il tetto piano per eliminare il problema delle gronde. Risparmiavano sul materiale, Riccardo, risparmiavano sul materiale una volta. Oh, c'è anche un'altra situazione estetica.
purtroppo ora c'è la tendenza a intonacare i fabbricati e l'acqua del fabbricato che si piscia addosso crea tutte quelle fasce verdi di umido, no? Una volta erano faccia vista, quindi non lo vedevi neanche l'acqua che ci picchiava contro o passava in secondo piano. Oggi con l'intonaco si vede purtroppo tutte queste cose qua, e quindi c'è anche un motivo estetico, perché è cambiata la tipologia costruttiva. Michela, vedi, questo è l'inserimento Sì. che dici, che chiedevi te. Sì, va bene, Allora, osservazione 142. Si chiede la schedatura di un fabbricato. No, scusate, si chiede la modifica della classificazione da pregio architettonico a interesse ambientale. La proposta dell'ufficio è di accoglimento. Vediamo. Ora vediamo se ci sono altre foto. Mi sembra che comunque valgano le considerazioni, diciamo, fatte in altri casi, no? È leggibile un valore storico, ma c'è un chiaro intervento di trasformazione. Quindi, se non avete osservazioni, io Io volevo chiedere una cosa, dove si vede il fatto storico? Ecco, è una curiosità mia, forse è un limite mio. il falso storico? No, non il falso, come si vede che ha mantenuto un po' di storico? Io non ce ne vedo nulla, forse per le gronde. Guarda com'è bellino il tetto, guarda com'è bellino il tetto. È proprio il tetto, diciamo. Riccardo, vedi le gronde sono, diciamo, un pochino più grandi sui lati corti, no? E dove c'è la capanna invece sono molto limitate. Sì, non l'avevo guardato. Ok. È una richiesta di modifica della classificazione. E si chiede, da quello che ho capito io, si chiede il 2. Non ho capito se era classificato o no nell'attuale PO. Comunque, la richiesta è 2 e l'ufficio propone 1, se ho visto bene. Classificato rudere, era classificato rudere. Ok, quindi era classificato rudere. Il cittadino chiede il 2 e l'ufficio propone l'1. Vediamo. Ecco, vediamo anche dov'è, che la Michela giustamente chiede anche quello. Vabbè, direi che va bene, secondo me. Mi sembra la classificazione più consona. Poi, 151. Si tratta di un fabbricato non classificato e si chiede che venga classificato come 2. La istruttoria dell'ufficio è di non accoglimento. Vediamo. Scusa un attimo, Simone, un attimo, perché abbiamo finito anche la 151, ora mi hanno chiamato. Sì, stiamo guardando Ma io volevo. la 151, stiamo guardando la 151. Aspetta Aspetto, ci un attimo. fermiamo. Sì, no, scusate, era al telefono io, no? Volevo tornare un attimo, Paolo dice anche, no, scusate, nulla. Questa qui che vedevo prima. È giusto uno è rudere? Ecco, è una cosa mia, una domanda che volevo fare io. Ecco, non il due sicuramente, ma uno o due? Rudere o. Era classificato rudere. Loro chiedevano il due.
Ma secondo me Riccardo è più un 1, nel senso che sì, certo, manca qualche cosa, no? Cioè, guarda il tetto, però non è che è un rudere nel senso, vedi, il volume c'è, come posso dire, un ingombro planigolumetrico c'è, insomma, abbastanza completo, quindi almeno a vedere dalle foto, poi, quindi mi sembra che, insomma, che vada bene. Allora, stavamo guardando la... mi sono perso io, ora la 151. Siamo alla 150. 151. Ok. Quindi è stato chiesto 2, non è, diciamo, classificato questo edificio e l'istruttore dell'ufficio è di non accoglimento. Vediamo. Quello è la zona in cui si trova l'edificio. Vediamo. Beh, come vedete, non ha caratteristiche da due, insomma. Scusatemi all'osservazione, mi era squillato il telefono. A 151. Ha chiesto, vedi Michela, la classificazione 2, però l'edificio è quello che vedi, insomma, non ha caratteristiche, insomma, È storiche. storico. Non è storico, insomma, quindi non c'è motivo di classificarlo. Due. Ma ha avuto una trasformazione? Ma lui che chiedeva di essere trasformato in due. Allora chiedeva di essere classificato due. Come, non so se avete visto quando l'Antonella scorreva, nella planimetria non c'era perché è un fabbricato fatto recentemente e quindi loro chiedevano, quindi è nel territorio rurale sparso e fa gli interventi per i fabbricati recenti del territorio rurale. Lui Ah, non chiedeva è che era un di avere... edificio già esistente, via, diciamo, non abbiamo foto che era un edificio già esistente. No, Ok. no, storicamente no, non c'è nel... È stato fatto dopo, probabilmente deriverà da intervento di recupero di un condono, non lo so. Allora, 153 si chiede anche in questo caso la classificazione 2 è di un edificio, diciamo, con caratteristiche secondo l'ufficio recenti, tant'è che il parere è di non accoglimento. Vediamo. È la 153, Questo è facile. Beh, direi facilissima. Possiamo proseguire. 160. Ma allora, qui si chiede una classificazione dell'edificio, forse un 2, non ho capito, comunque sia l'istruttore dell'ufficio è di non accoglimento, nel senso che in ogni caso l'edificio non ha, secondo l'ufficio, le caratteristiche per essere classificato. Io è quello che ho capito dalla sintesi, e ora lo guardiamo meglio. Vuole che sia messo come recente. Si chiede l'intero fabbricato come recente. Ah, forse allora l'ho letta male io. Cioè, allora è un caso di un edificio classificato che chiede, scusate, il difetto è mio, vediamo se riesco a capire meglio la sintesi. Allora, Da due a recente, Simone, da due a recente. chiede da 2 a recente. Ok. E allora avevo frainteso. Torniamo su a vedere le altre foto. Questo è, tanto per specificare, è già un fabbricato che ha avuto un ampliamento, cioè è stato ampliato. Ora da questa foto qui non si vede, ma quelle precedenti si vedeva il nucleo originario. Sì, si vede bene Brava, qui. brava, è quello lì, Antonella.
faccio per spiegarvi quello col tetto a capanna, questo qui. Sì, è chiaro che qui si somma, diciamo, a un valore ambientale, storico, ancora visibile, no? Una parte moderna, però quando il valore, diciamo, si vede ancora, abbiamo dato la classificazione 2, quindi è un 2. Sembrerebbe una classificazione corretta e andrei avanti. Allora, 168. Si chiede, vista la documentazione fotografica allegata, se tale simbologia, il numero 2, è da intendersi anche per gli immobili di proprietà o in caso contrario di provvedere alla correzione. Accolta, si precisa infatti che la classificazione richiesta è già indicata e prevista dal PO. Quindi qui, più che un accoglimento nel senso della modifica cartografica, se capisco bene, è una conferma. Cioè il cittadino chiedeva se il suo fabbricato è classificato come 2, noi gli diciamo sì, è classificato come 2. Ho capito bene? Alle volte ha visto il numerino, no? Come dire, c'è un numero solo e magari ci sono diverse unità immobiliari, capito? Quindi è questo dubbio qui. Quindi qui, lo dico alla commissione, qui non è una vera e propria osservazione nel senso della richiesta di una modifica, è una richiesta di conferma, chiamiamola così, e l'ufficio conferma. È una richiesta interpretativa del fatto che nel caso dei nuclei si è data la classificazione di storicità all'isolato. Mi parlo di Manolo, è così. Antonella, vai sopra un attimo sulla cartografia, volevo chiedere l'RA che non ha numerino lì, fermati pure lì, accanto a QP5N capezzano rotaio, lì che simbolo viene applicato, che non c'è? 1, 2? Considerato tutto 2. Anche dove non c'è, anche dove non c'è la lettera? Dove non c'è l'immobile, scusami, dove è indicato l'immobile, è quello dell'osservante, che dice io non c'ho il numerino, no? E quindi secondo lui è un edificio recente. Ah. Ma infatti abbiamo detto che dove non c'è il numerino sono edifici recenti, o mi sbaglio? Sì, no, no, dicevo, se sono rossi no. Se sono rossi prende il numero. Ora il colore, scusate. Dicevo un'altra cosa. Dove nella partizione dell'osservante c'è il 2 e si estende su tutta la partizione. Sì, in alto sì. A destra c'è l'1 e c'è l'1 e va bene. Scendi c'è il 2 e va bene. Nell'ultima in fondo quella proprio c'è RA, non c'è il, bravissimo, lì che numero prendono lì che non c'è lì, brava. Quella ha ragione, vero? Quello sì, ha ragione. Antonella, annotiamocelo a questo. Sì. Vedi, sì, questo okay. È una mancanza. Sì, sì, hai ragione, bravo sì. Alberto. Questo qui fra l'altro allora andrà corretto, boh, insomma bisogna porsi, questo è un errore, parliamoci chiaro. Bisogna porsi il problema. Bisogna capire come si corregge, via, nel senso, lo strumento c'è, si fa un emendamento noi come commissione, però è delicata l'attribuzione del numero, soprattutto se fosse borderline, no? Perché soprattutto se fosse 1, se fosse 2, ma io credo che vedrai, sono tutti 2, vedrai sarà un 2 anche quello lì. Se fosse 2 non è un problema. Se è uno, insomma, ci potrebbe essere. Parlare. Comunque la noto, commissione, la riguardiamo questa, ma più che altro per il discorso di questi errori rilevati da Alberto. Sì, sì, no, l'osservazione va bene, va visto questo aspetto qui, che ha notato Alberto giustamente. Qui c'è proprio No, secondo me non va bene neanche la risposta che noi abbiamo dato. Ti spiego perché, Simone. L'osservante diceva, si chiede, vista anche la documentazione fotografica allegata, che forse attesterebbe la classificazione dell'edificio come recente, se tale simbologia, il numero 2 è da intendersi anche per l'immobile proprietà o in caso
contrario di provvedere alla correzione. È corretto quello che avete chiesto. Sì, scritto. No, è vero. Sì, sì, sbagliavo nella lettura, hai ragione. No, no, è corretto, è corretto. Diciamo, l'osservazione è a posto. Cioè, invece questa cosa che sì, ha notato Alberto sì, sì, è un errore. Quindi il problema, lo dico con massima trasparenza alla Commissione, il problema non è, diciamo, emendare per correggere. Il problema è capire se è un 2 o un 1, perché se è un 2 problemi non ce n'è. Se è un 1, diciamo, il cittadino non è stato messo in condizione di osservare, quindi ci potrebbe essere un problema. È anche vero che il problema c'è a prescindere, nel senso che il cittadino non... non sa che interventi fare, quindi tutto sommato meglio comunque attribuirgli un numero che non attribuirgliene nessuno. Sì. Speriamo sia un 2, perché almeno questo non crea particolari problemi. Andiamo avanti. Allora, osservazione. Scusate, mi sono perso. A che numero siamo? 171. Allora, la richiesta è di schedare l'edificio come ambientale, quindi 2, in questo momento è 1. L'istruttoria è di non accoglimento. Vediamo. Avanti. Avanti. L'unica foto è quella che abbiamo visto prima, Antonella? Sì. Ok, torniamo alla foto. Perché fa parte di un complesso grande, vedete? Sì, torniamo alla foto. Per me non ci sono dubbi. Ora, la foto si vede un pezzo, ma si vede bene anche, vedete, è proprio il classico borgo, no? Che ha una sua, diciamo, composizione storica, ecco. Borgo nel senso agglomerato, insomma, di edifici. Ma è stato ritoccato questo qui, Simone, o no? Ci hanno fatto dei lavori poi sopra? Non mi sembra, abbastanza intatto, forse il tetto, ora sto imparando anch'io. No, perché ho visto che hanno presentato anche una cartina dell'edificio, non so se l'hanno presentata perché hanno fatto dei lavori, non lo so, avevo visto una cartina. Cioè, l'hanno presentata perché questa? Sì, probabilmente per far vedere che qualche trasformazione dell'edificio l'ha subita. Però vedi, Michela, l'impianto... Direi non in volume, a vederlo così direi non in volume. Ah, esatto, cioè se torniamo un attimo alla foto... Se torniamo un attimo alla foto... Cioè viene citato un condono che probabilmente è un cambio di destinazione di quella porzione lì, di questo dente qui più avanti, capito? Questo volume qui, Michela, no? Più avanti. Vedi, Michela, le scale, no? E poi, cioè, mi sembra che l'edificio sotto il profilo planimetrico non abbia subito trasformazioni, forse il tetto qui davanti un pochino. Ma per esempio... lo so, Alberto, che ne pensi te? Dacci il tuo contributo anche. Secondo me questo è... Il condono probabilmente nasce per quella superfetazione che hanno fatto lì davanti, probabilmente nasce. Comunque, al di là di questo, ritengo che... Alberto, non è neanche una superfetazione. Questo qui è un cambio di destinazione di una porzione muratura che è fuori dal volume principale. Facendo parte dell'aggregato così grosso, secondo me era già tutta un'abitazione. Comunque non cambia il succo del discorso, che anche per me è uno... Questa classificazione è corretta, 1, via. Ok, grazie. Allora,
178, giusto? Allora, signori, io qua mi devo uscire dalla commissione per questa osservazione, per correttezza io devo uscire. Quindi io esco totalmente dalla chat, poi mi dite quando avete discusso l'osservazione, quando posso rientrare, me lo fate sapere. Va bene? Michela, scusa se ti interrompo, puoi anche, cioè siccome la commissione in ogni caso è pubblica, no? Puoi anche rimanere collegata, semplicemente ti... Come volete, io ritenevo meglio uscire e rientrare, ok? Va bene? Ok, grazie. Ok, allora, osservazione 178. Allora, in prima battuta viene chiesto l'inserimento in zona B3, in seconda battuta viene chiesto una classificazione 2, nel PO è classificato 1. Diciamo il parere è di non accoglimento. Vediamo. Vabbè, per quello che mi riguarda non ho osservazioni. Andiamo avanti? Allora, magari se qualcuno può... Una cosa sulla B3. Mi ricordate un momento che cos'era? Che ora non c'è la normativa qui a disposizione. La definizione della B3 è il tessuto recente urbanizzato, in pratica. Sono... insediamenti recenti a prevalente funzione residenziale o mista. E in particolare la B3 sarebbe area dei tessuti di margine e sfrangiati. Un ripasso. Gli edifici agricoli classificati A1, no? Sono quelli normati nell'articolo 47. Sì. 2. Gli storici in territorio agricolo. Quindi non possono fare il cambio di destinazione d'uso solamente se hanno certi requisiti per la prima casa, giusto? No, gli storici possono farlo indipendentemente dalla prima casa. Ovviamente ci devono essere le caratteristiche igienico-sanitarie. Ok, e questi non hanno ampliamento, corretto? No, i due hanno gli ampliamenti. No, l'uno, questo che si sta guardando. No, l'uno non ha ampliamento. Io parlavo di questo. Questo può cambiare di destinazione se ha requisiti igienico-sanitari? Se sì. Ce l'ha, sì, certo. Ok. Eventuali prescrizioni, condizioni verranno successivamente normate nel regolamento edilizio, giusto? Sì, ma prescrizioni e condizioni relativamente al tipo di intervento da condurre. Nella fattispecie, no? Questo qua, no? Dico, i requisiti igienico-sanitari intendiamo rapporti aeroilluminanti e altezze. No, okay? Intendiamoci, se questo si parla di questo come esempio, avesse esatto. Già un uso abitativo documentabile. Vabbè, no? Questo è chiaro, è fatto salvo. Non ci sono problemi. Se invece ha un uso agricolo, quindi viene fatto un cambio di destinazione d'uso, allora i requisiti igienico-sanitari li devi avere alle normative vigenti, quindi 2,70, l'ottavo della superficie illuminante
l'ottavo lo posso raggiungere con l'intervento, no? Le posso aumentare le finestre, l'ottavo quello lo posso raggiungere perché rientra sì. nella classificazione di interventi che io posso fare, giusto? Sì. Ok, quindi però ci deve essere la superficie chiaramente minima e le altezze. L'altezza. Su questo si gioca una parte della questione, nel senso sulle... Ok, ma infatti è bene chiarirlo per tutti, no? Perché siccome ci stanno ascoltando sì. diversi, che ne ho prontezza, certo. quindi verosimilmente la parte sopra, in base alla tipologia di interventi, la possiamo anche aggiornare con il cordolo, no? Facendo il cordolo, facendo magari una traslazione dei solai interni, fermo restando comunque che abbia a lavorazioni finite le condizioni per poter diventare civile abitazione, via. Sì. Vai. Le superfici orizzontali va capito come farle, cioè lì è la questione, perché al di là delle superfici in orizzontale che ti mancano per avere l'abitabilità o meno anche al minimo, la questione delle superfici orizzontali, cioè di dove si mette il solaio della copertura è una questione importante su questa roba lì. Sì, va bene, per... Giacomo, considera che il cordolo mi spetta sicuramente di consolidamento, no? Considera sì, quello. Sì. All'interno della sagoma, dell'involucro del fabbricato, io fermo restando le condizioni di statica, dico, io posso giostrare come meglio credo io il discorso. Sì, aggiungo che sulle normative igienico-sanitarie, come sapete, nei regolamenti edilizi, ora poi quando è pronto se ne parlerà, c'è il tentativo, insomma, no, di introdurre qualche novità sull'esperienza di alcuni comuni che, come dire, d'accordo con l'ASL hanno introdotto degli elementi di, appunto, di equivalenza. Ora però in che termini e come, questo è presto per dirlo, va bene? No, io rinnovo e poi andiamo avanti l'invito che, altrimenti questo qua la prossima volta lo ricordo ancora, non voglio essere pedissego, ma se no tra 10 anni questo qui lo classifichiamo come rudere piuttosto che dirimerci tra 1 e 2, nel senso, perché dobbiamo fare anche queste considerazioni qua. Andiamo avanti, vai. Ok, non so se... Sì, tenuto conto, aggiungo soltanto e poi Simone. Sì, Simone, posso un attimo? Tenuto conto, così questo è un esempio che secondo me è pertinente a quello che dicevo qualche commissione fa. Tenuto conto che in questa situazione qui siamo anche in presenza di quei requisiti ambientali che gli abbiamo detto per gli eventuali cambi d'uso, no? E quindi la presenza di una viabilità e anche la vicinanza a delle opere di urbanizzazione, perché qui si fanno vedere degli immobili circostanti, insomma, e questo dal punto di vista territoriale è una garanzia importante che abbiamo chiesto. Quindi sì, sono sì, d'accordo il tema, con Alberto. Il tema è chiarissimo, il tema è se riteniamo di nella parte normativa, non nella parte della schedatura, ma nella parte normativa, diciamo, aprire a qualche possibilità che, ripeto, va capito se si riesce a costruire o no una norma molto, molto, molto rigorosa sulle condizioni e sulle modalità, tale per cui no, ci si senta tutti garantiti, perché la difficoltà è questa, insomma, no? Non, in astratto, no, magari su un edificio così qualche intervento fatto in un certo modo è anche possibile, no? Jacopo faceva notare, c'è la strada, siamo in una zona di pianura, siamo vicini a un nucleo del territorio urbanizzato perché siamo vicini alla B3. Il problema è che a seconda di come lo fai l'intervento su questo edificio lo sbrici, no? Quindi noi abbiamo bisogno di capire se c'è la possibilità di scrivere una norma che ha certe condizioni di contorno che ci devono essere. Noi abbiamo visto esempi dove quelle condizioni non ci sono, no? Il manufatto inserito nell'uliveto, il manufatto inserito nel bosco, cioè lì non ci sono queste condizioni, ma magari invece dal punto di vista ambientale in altre situazioni tipo questa ci possono essere. Va capito, se a certe condizioni che ci sono è possibile una modalità di intervento dettagliata al punto tale
da essere garantiti che nella gestione della pratica edilizia l'ufficio è in grado di preservare il valore che vogliamo preservare, perché altrimenti lo disarmiamo l'ufficio e poi dopo non governiamo più questi processi. Quindi io mi sono già preso questo impegno come assessore, che è quello di provare a rifletterci, ovviamente con voi, cioè non è che siamo qui, siamo in commissione, quindi proviamo a metterci testa. Ripeto, io vorrei semplicemente avere la serenità, ecco, di poter andare in consiglio comunale e sapere che alcuni valori vengono protetti senza alcun dubbio. Se questa serenità la acquisiamo in modo intelligente, ci mancherebbe altro che uno non favorisca, no, processi di conservazione dei valori che vogliamo preservare, anche in termini attivi, no, di possibilità del cittadino di preservarli attivamente. Io ci ho cominciato a ragionare, poi insomma avremo modo di parlarne. Andiamo avanti. Potete dire la mia domanda? Io volevo chiedere una cosa, ma le famose vitre che vedo qui, no, una volta non erano anche quelle zone dove si faceva la prima casa? È un omonimia che non significa niente, Riccardo. Cioè, una volta quello che si chiamava B3 era una roba diversa. Oggi con B3 si intende semplicemente indicare il territorio urbanizzato. Si chiama B3 perché ci sono nel PIT della regione Toscana quelli che si chiamano morfotipi, cioè che anche nel territorio recente urbanizzato te devi distinguere varie tipologie, per quello c'è B1, B2, B3, ma non c'entra niente con la classificazione di prima, perché prima addirittura le B2 erano dei piccoli comparti e le B3 erano, dici te, delle aree edificabili per la prima casa. No, ma volevo dire, magari la logica era quella, no, che chiedeva il cambio in B3 proprio per farci la prima casa, non lo so. Non la conosco questa cosa, però per andare incontro a certe esigenze, va bene, comunque ne riparliamo. No, io credo che chiedesse il cambio in B3 perché la B3 consente il cambio d'uso e consente l'ampliamento, capito Riccardo? Credo che questo sia... Ah, okay. Ok, Michela è rientrata. Ciao Michela. Ah, ci sei. Ok, perfetto, sì, dovevo... sono rientrata, si può andare avanti, dovevo... grazie. Allora, 183. Allora, la richiesta è 2. La classificazione in serie di adozione è 1. No, qui c'è qualcosa che sfugge a me, va letta un pochino più con calma. Allora, è un edificio classificato dal piano operativo di interesse architettonico e se ne chiede la classificazione in 2. Vabbè, si dice un po', si fa un po' di storia urbanistica. Poi si dice che il fabbricato è in stato di abbandono. E se capisco bene, è parzialmente accolta perché noi diciamo l'ufficio ritiene che effettivamente possa essere cambiata la classificazione, ma non nel 2, ma nel rudere. Vediamo. Beh. Io stavo guardando il registro, non avevo ancora visto la foto, mi sembrerebbe la classificazione giusta. Simone, però ascolta, secondo me siamo, cioè non sono d'accordo con l'osservante, ma siamo in una situazione che è già stata esaminata poco fa con un'altra osservazione in cui abbiamo 145. Dato... 145. In cui si è dato l'1. E sono d'accordo. Devo dire questo. Sì, mi sembra uno anche a me, signori. Va bene. Perché no, questo io... è il caso della copertura che manca, capito? Vedi che c'è anche l'infisso, guarda.
Sì, mi sembrava, Jacopo, mi sembrava un pochino diverso da quello di prima. Mi sembrava un pochino diverso, però è vero, non è che sia una differenza. Per me è un po' diversa, eh? Eh? Per me è un po' diversa. Mi sembrava l'altro che abbiamo visto prima essere, avesse caratteristiche di maggiore consistenza, però è chiaro che noi stiamo vedendo delle foto, quindi questo è quello di prima. È uguale. Ma io dico siamo, di no. Siamo lì. Non è proprio uguale, uguale, uguale. Se lo guardate, no, no, no. Qui gli elementi di conservazione sono maggiori, però effettivamente qui siamo alle differenze molto minime. Cioè non è che... Ma i muri ci sono, guardalo bene. C'è anche l'infisso, capito? Se guardate la fotografia, c'è addirittura l'infisso, cioè manca la copertura in una porzione, perché è chiaro che un fabbricato del genere, però c'è l'infisso, cioè voglio dire, probabilmente c'è un solaio interno anche, eh? Non si vede, ma l'infisso è aperto, vedi? Manola? Sì? Una cosa per scrupolo, ma il rudere non lo fa il cambio d'uso? Cioè, no, ripristina l'uso originario. Quindi, fra l'altro, diciamo così, allora, per essere chiari, la classificazione rudere ti dà... ammesso che l'edificio avesse una consistenza particolarmente diversa in origine, forse qualche margine di più di intervento edilizio, ma è una cosa teorica, perché poi dipende dalla situazione pratica, no? Perché se invece l'edificio era così e puoi semplicemente consolidarlo, non hai neanche questa possibilità. E diversamente dall'uno, non fa il cambio d'uso. Quindi tutto sommato, fra l'altro, rischiamo di penalizzarlo. Cioè, forse è davvero il caso Simone, di... Simone, scusami, Simone, è già classificato uno, eh? Appunto, sì, appunto, appunto. Okay, dicendo, okay, okay. Togliere parzialmente l'osservazione, paradossalmente rischia di penalizzarlo, perché il cambio d'uso non lo fa. E forse in questa chiave sarebbe meglio mantenere uno, perché gli facciamo un favore, e forse siamo sicuramente più... diciamo, rispetto al caso che abbiamo visto prima, c'è una coerenza, no? Diciamo, visto che la differenza è minima. Ma io voglio capire una cosa di quello che ha detto Jacopo, di quell'apertura. Cioè, che ha detto, lascia presagire che ci sia un altro piano. No, vedi, vedi Riccardo, guarda le fotografie, no? È un fabbricato che è su due livelli, cioè appoggiato su due livelli. Questo fabbricato, questa porta, la porta che vedi inquadrata, c'è, è aperta. È aperta. Eccola lì, vedi, c'è l'infisso di legno aperto. Quindi probabilmente ci sono i due livelli anche. I due livelli del fabbricato, capito? Allora dico, mi sembra un vuol dire che va in profondità questo. Sì, cioè va sotto, non è che va sotto, in profondità intendo di sotto, perché ci sono due livelli su cui si appoggia. Ora è chiaro che la copertura qualcosa, magari è un po' sgarupata da una parte, però insomma c'è tutto. Poi per carità, da dire che si è franata quell'apertura lì, però può darsi. Ma la struttura c'è, guardalo bene, la struttura c'è. L'hanno aperta quella porta. C'è per due piani? È su due livelli per forza. No, no, ma io domandavo, non ce lo vedevo, però volevo capire. Beh, è chiaro che è agricola, diamine, ci mancherebbe. Però no, ci sono le finestre per il piano sotto. C'è anche quell'aperturina lì. Ah. Sì, io lo manterrei uno. Lì si fa un danno ad accoglierla parzialmente e non si crea, diciamo, un rischio di disparità di trattamento rispetto al caso che abbiamo visto prima, che non era proprio identico, però onestamente è molto simile. Va bene? E quindi si quindi però non so, respinge, però nel respingergliela facciamo, cioè gli diamo un'opportunità di recupero maggiore, ecco. Ok? Sì. Allora, siamo alla 184. Si tratta di un fabbricato inserito in zona 4 e si chiede la classificazione 2. L'istruttoria è di non accoglimento.
Vediamo. Quella è la zona in cui si trova. Avanti. Direi no, che su questo grandi dubbi non ce ne siano. Vado. Ma cosa ha chiesto? Non ho capito. Ha chiesto il 2. Questo la, recente a 2. Ah. Vabbè, non è chiaro che non ci sono. La recente a 2. Non ci sono. Insomma, mi pare abbastanza chiaro che i presupposti. Sì, andiamo avanti, vai. Sì. Ci sono. Poi 185 chiede la classificazione 2, siamo in zona agricola e 3. Vediamo. Ma che ragione? Vabbè, è chiaro che qui i presupposti non ci sono. Andiamo avanti. 186 si chiede da 1 a 2 l'istruttore dell'ufficio di non accoglimento. Vediamo. Avanti. Direi che anche su questo almeno io non ho dubbi. 187 è un edificio inserito nel territorio agricolo, mi viene chiesta la schedatura 2, l'istruttore di non accoglimento. Queste sono le più facili di tutte. Avanti. Avanti. Mi sembra anche questa molto molto chiara. Andiamo avanti. 188 zona agricola e 4, si chiede la schedatura in 2, istruttoria di non accoglimento. Spingete il microfono perché non capisco niente. Vediamo. Avanti. Come mai Antonella torni indietro? Non ci sono le foto. Perché non ci sono neanche le foto, tutto lì. Ah. Le cercavo, ma non ci sono. Ah. Che si è detto? Mi pare l'altra volta si è detto che le mettevamo un attimo da parte, poi vediamo di prendere una decisione su queste che non hanno la foto. Si è detto così? Corretto. Sì. E allora facciamolo. Mi sembra che siano due per il momento i casi che abbiamo trovato. Allora. Nove. Si chiede l'individuazione di un rudere e l'istruttore di accoglimento. Vediamo.
quale sarebbe questo? Allora, qui vedi Riccardo, lui, insomma, il cittadino chiede la classificazione di rudere. Effettivamente le caratteristiche, insomma, sembrano esserci. Vedi, questi sono... Il rudere è proprio questo, insomma. Questo allora, noi abbiamo... è un rudere. Questo, questo è proprio... Sì, esatto. Cioè, questo è proprio il classico caso in cui probabilmente esisteva un edificio e no, ha una sua anche diciamo aveva una sua consistenza e ne sono rimaste alcune tracce. Questo fra l'altro da così fa tre piani di casa e sei vani, perché c'è una dichiarazione di inagibilità del 1930 che ho visto mentre scorreva, dove diceva che era tre vani, tre piani per sei vani, e lui ricostruisce tre piani per sei vani. Sì, ora diciamo, sì, non è proprio automatico, no, Alberto, perché ce le dovrà anche far vedere come era fatto l'edificio, no? Le foto, insomma, queste cose qui, giusto? No, ora chiedo all'ufficio, non credo che, se no come lo ricostruisce? No, no, c'è scritto tre piani per sei vani. Va bene, ma se l'edificio è resistente, è giusto che lo ricostruisca. C'è proprio certificazione dell'ufficiale sanitario del 1930. Sì, sì. No, l'edificio era... Non stavo discutendo questo, forse mi sono espresso male. Volevo dire che quando presenterà il progetto bisognerà anche che ci faccia vedere com'era, no? Per poterlo ricostruire com'era, dico, cioè, ora... E si rientra sul discorso del lavoro dell'ufficio. Quando non c'è la sicurezza, 2,40, non ce n'è più. Sì, no, vabbè. Aspetta, Manola, aspetta. Avevo... C'è scritto casa, non è 2,40, c'è scritto casa, No, scusa, stavo parlando con Roberto, perché questa è una pratica che la conoscevamo, perché era stato rilasciato un permesso, ma siccome non riuscivano a dimostrare l'esatta conformazione, le dimensioni di altezza dell'immobile, non l'avevamo rilasciato a un unico piano a 2,40. Questa è una pratica che io e Roberto ci si ricorda perché è stata molto tribolata, ma perché abbiamo la norma nel regolamento urbanistico vigente che in assenza di sicurezza delle dimensioni storiche potevano fare un'altezza massimo 2,40. Sì, ma ora non c'è più. Ora non c'è più, però la roba è la stessa. Quella roba lì non no, io vorrei dire questo. Allora, la discussione è utile per capire la norma, no? Quindi è utile. Dopodiché è chiaro che ora non è che noi possiamo fare l'istruttoria edilizia, no? Il concetto è che il cittadino deve documentare com'era l'edificio per poterlo ricostruire com'era. È chiaro che la sufficienza o meno della documentazione che viene prodotta è questione che riguarda poi l'istruttore edilizia, cioè chi fa l'istruttore edilizia deve valutare qual è, no, la, diciamo, la documentazione sufficientemente congrua ai fini della possibilità di ricostruire con certe caratteristiche. Quindi questo, diciamo, poi è un aspetto, no, di gestione della pratica edilizia. È sì, vero, è vero. Sono d'accordo con te, ma da tre piani casa a 1 a 2,40 ce ne passa, No, naturalmente, Alberto, però quello che hai detto è utile, nel senso che la regola è quella che dice Alberto, cioè posto che la documentazione vi sia e che venga ritenuta, no, sufficientemente esplicativa, il cittadino ha diritto di ricostruire quello che c'era, perché poi la logica è quella, ti faccio ricostruire quello che c'era. Il problema di questi casi qui non è tanto la regola, ma è la sua applicazione, no? Nel senso che chiaramente se uno avesse tutto quello che serve a documentare com'era l'edificio è facile. Quando invece i documenti sono, diciamo, parziali, frammentari, eccetera, ne nasce un problema istruttorio con tutte le cose che diceva Alberto, no? Cioè, se risulta che l'edificio era, no, con certe caratteristiche, no, magari non mi potrai dire che lo devo fare a 2,40, faccio per dire, perché comunque alcuni elementi di certezza ci sono. Però questo, ripeto, ha a che fare con l'istruttore edilizia. Per quello che ci riguarda noi, insomma, l'ufficio stesso ha rinvenuto che ci sono tutte le condizioni di documentazione storica
per poterlo intanto classificare come rudere, va bene? Allora, centonovanta. Allora, qui si chiede di modificare l'area che individua il parco fluviale dell'Ucese e Lombricese, sostanzialmente sottraendovi la porzione dove sorge questo edificio. E si chiede di schedarlo. L'istruttoria è di non accoglimento. Perché non ci sono, diciamo, sotto il profilo dell'edificio gli elementi richiesti per schedarlo nel patrimonio storico, e la partizione spaziale è correttamente individuata. Io stavo guardando l'osservazione perché sullo schermo non mi compaiono, diciamo, entrambe le cose. Vabbè, sull'edificio non ci sono dubbi. Per quello che riguarda la modifica in termini di inserimento, siamo proprio al confine qui. Su questo, Manola, non ho capito, scusa, in questa qui del confine, perché vedi, a quanti metri si trovano loro? Vedi che lui ricade, a parte cambia poco, mi sembra, anche se uno lo inserisce in RVA non gli cambia nulla. Infatti. Cioè, è un falso problema questo, perché... Se c'aveva l'edificio, ma non c'è neanche l'edificio. Infatti, lui chiedeva in pratica che questi edifici fossero tolti all'interno della perimetrazione del parco fluviale, e poi chiedeva la schedatura di questi manufatti, che però... Cioè, vabbè, allora, sulla schedatura non c'è niente da dire, no? Lo vedete. Torna su, Antonella, così spieghiamo bene. Sono schedati gli edifici che si spostano a fare. Domando. No, allora, però per spiegarlo bene a tutti, Riccardo, lui, vedi, Michela, chiedeva che questo confine che individua questa zona che si chiama RBA fosse spostato in modo da includere questi due edifici A e B, no? Siamo proprio al confine, vedi, fra due zone, RBA e questa è una P2, cioè un parco fluviale. Però, salvo che l'ufficio non mi smentisca, non gli cambia niente da questo punto di vista. E quindi non c'è neanche motivo, ecco, di ritoccare questo confine senza poi avere degli elementi certi per farlo. A lui non gli cambia niente, quindi... Ma anche perché, Simone, io insisto nel dire che lui questi due edifici non ce l'ha, perché questi non sono edifici, sono lamiere. Sì, non però ti posso dire la zonizzazione. Ah, la zonizzazione, sì, vabbè, posso capire. Possiamo andare avanti, direi, se siete d'accordo. Procediamo, sì. Allora... ...191, si chiede la schedatura di fabbricati esistenti, accolta, come rudere. Vediamo. Si può girare la foto, che io non la vedo. Sì, ora te la gira l'Antonella.
Certo, lo potevano pulire anche un pochino dall'erbaccia, perché mi sembra che a vederlo così mi sembra intatto. Ecco, adesso si vede meglio. Antonella, ci fai vedere un pochino di fotografie, quelle che ci sono, insomma. Allora, alcune parti sono sicuramente allo stato di rudere, altre, boh. È tutto qui, è tutto qui. Ma guardate, io, boh. Buon chi. Non si vede il tetto, ma a vederla la struttura sembrerebbe ci fosse. Ah, se volete si può anche mettere da La parte questo. foto a destra, l'ultima che si vede. Sicuramente alcune parti sono allo stato di rudere, no? Questo sì, per esempio questa fotografia qui che si è vista ora, questa qui, ecco, qui è chiaro che lo stato è quello di rudere, però c'è anche una consistenza. Ma se volete la possiamo mettere da parte e ci Sì. ritorniamo sopra, eh? Va bene? Di Sì. vedere. Si Allora, da può parte. anche andare a vedere sul posto questa, eh? Sì, infatti, si potrebbe anche questa decidere di andare a vederla, nel senso che le fotografie ci sono, quindi l'osservazione è Appunto. assolutamente ammissibile, però Giusto. ci può essere un dubbio che il sopralluogo può sciogliere. Allora, andiamo avanti. Eh, 194 si chiede 2 accolta. Mi sentite? Sì? Ok. Si chiede 2 e il parere dell'ufficio è di accoglimento. Vediamo. Da 1, era stata classificata 1. Scusa, da 1 a 2. Vediamo. Vediamolo tutto. Sempre i famosi orecchioni. Esatto. Occhio che a Pedona abbiamo detto che nel borgo. Ma infatti, ma l'edificio qual è? Che poi vedo delle foto anche Ma diverse. infatti quella lì non ho capito. Qual è l'edificio, Antonella? Ti fa vedere degli esempi, ti fa Ah, vedere degli ok. esempi, ma l'edificio in questione è quello che vi ho fatto vedere all'inizio, questo qua. Allora, io non ho tutti gli strumenti che ha l'ufficio e neppure quelli che hanno alcuni di voi. Mi verrebbe da dire che lo metterei da parte, nel senso che non vorrei, alla luce di alcuni che abbiamo messi da parte, fare degli errori. Ecco, mi sentirei di dire Sì. mettiamolo Mettiamolo da parte. da parte, però è anche duro ampliare qui, mi sa. Scusate una cosa, ma il Anch'io mi fabbricato chiedo. in questione, è all'interno di un isolato che fa parte del centro storico di Santa Lucia? Perché questa strada la riconosco io. Secondo me sì, Jacopo. E allora secondo me non si può accogliere. Ho dei dubbi anch'io. Ora io. Cioè, a meno che non sia l'isolato, tutto due, a quello sì, chiaro. Cioè, se c'è una lettura di isolato per cui è due, allora è un altro paio di maniche. Questo si troverebbe essere l'unico uno. È un RA1, lo vedete tra i due? Vedete questo qui, la manina, la vedete? Quella Sì, qua. sì, sì, sì. Questo è. Però non è un contesto dove ci sono soltanto dei due, no? Più avanti c'è un altro uno. Quindi Certo. io Sì, ci deve essere. se siete d'accordo, lo metterei da parte, nel senso che forse questo fa parte di quella zona grigia che è il caso di. Cioè, se le situazioni borderline le riguardiamo insieme, forse si fanno meno errori. Ecco, questo volevo dire alla La Commissione. maggioranza però sono due, guardate bene, la maggioranza sono due. Sì, ma che siano due mi chiaro, va bene, ma magari c'è una gerarchia, capito? Cioè, se c'è uno e due vuol dire che c'è qualcosa che ha un valore diverso da qualcos'altro. Allora, Io non secondo sono me sono due per non sono. dargli due,
sono per dire, siccome non è così netto la Sì, questione, mettiamolo da parte, sono d'accordo. quello dicevo io. Siete d'accordo che lo mettiamo da Sì. parte? Allora, andiamo avanti. Chiedo scusa, a che numero siamo, Antonella? 198. Grazie. 98. Allora, da 1 a 2, accolta è la istruttoria dell'ufficio. Vediamo. Qui non è il caso tipo quello di prima. Vediamo l'edificio. Beh, questo è un caso un po' diverso, insomma, si vede, no? Dalla Quindi parte. storico già nulla. Guardate il Sembra tetto, quasi guardate. recente questo. No, conserva, vedete, un pochino l'impianto del fabbricato principale, però stamani io ho imparato anche delle cose, il tetto è completamente trasformato, la gronda è quella che è. E poi guardate la parte giù, no, diciamo più bassa dell'edificio, insomma, mi sembra che La scala esterna. la scala esterna, un 1 non è, ecco, va bene 2, cioè, il cittadino ci chiede 2, va bene 2. Se siete d'accordo andrei avanti. Sì, io sono d'accordo, compreso il cantonale a Dalmata, così vedi. Non c'è mica, no, non si vede mica com'era prima, no, sicuramente non ci sono foto di com'era prima. No, non lo so, Michela, se abbiamo delle foto di com'era prima. Sai, qui si vede perché. No, Va volevo bene. vedere che non sia stato Ma fatto, cioè c'è memoria storica, c'è memoria storica di questa roba. non è nel centro storico lì, scusa. Sì, però non Hanno ha le tecniche prodotto che nei centri storici. memoria storica di questa roba. Avranno prodotto memoria storica, no, di Sì, ma questo poi edificio. se l'hanno prodotto, Michele, decente non è, si vede, No, dall'impianto. no, lo so, la dovranno aver prodotta, no? Lo dicono anche loro che è storico, eh. Ma Però lo Michela, dicono, hanno prodotto facciamo qualcosa. l'evento, Ah, Riccardo. ancorché di matrice storica, lì davanti alla chiesa, insomma, chiaramente è il nucleo antico del paese. Ma c'è un elemento di equivoco, lo dico alla Michela. Michela, questa è già un'abitazione, quindi lui aveva No, tutto. perché mi sembrava No, più recente a me che storico. ma dico, aveva tutto l'interesse a chiedere recente, perché è già un'abitazione. Appunto, ti volevo dire, mi sembrava più recente che storico, figurati te. Volevo sapere se aveva una memoria storica, se aveva prodotto qualcosa, perché l'avrei messo più recente che storico io. Infatti, ma No, tutto io questo che mi che fate in due, vedere, cioè. scusami. Che, no, l'avrei messo più recente che in due, scusami. Sì, Pensavo che. sembra più recente per quello che ho detto, è nel borgo storico, perché anche a me mi sembrava un po' più recente. Però guardate che la risposta, diciamo, è abbastanza semplice perché già l'ufficio aveva riconosciuto il valore storico mettendolo, vedete, nella zona del borgo storico e addirittura mettendogli un 1. Quindi loro si sono semplicemente limitati a dire: guardate, sì, ok, il valore storico c'è, ma non da 1. Quindi. Ma io volevo soltanto capire se nell'istruttoria volevo capire, e questo penso che lo posso sapere, no? Se nell'istruttoria aveva prodotto delle foto che attestassero se prima c'era un edificio. Questo volevo sapere. Se non ce l'hanno messo nell'istruttoria, vabbè, non ce l'hanno messo. Chiedevo questo io all'ufficio, non chiedevo altro. Manola, vuoi rispondere La documentazione che noi abbiamo è quella che ha prodotto l'osservante. Ora, chiaramente, se vedi la localizzazione, come dire, già si vede che è un edificio di impianto storico rimaneggiato e anche modificato in modo negativo, insomma, chiaramente c'è la perdita di alcuni valori, insomma.
però noi non. Comunque un po' esterno, no? Proprio al centro storico. Quindi se era edificio recente, rispettava anche qualcosa in più, no? Come ampliamento. Vabbè, c'è 10 metri quadri in più di differenza, però come vedete, guardate il borgo di Greppolungo, non ce n'è uno di Greppolungo. Lo conosco bene quel borgo lì. Lo conosco No, bene, ma no? ti dico, la cartografia, non c'è un fabbricato recente nel nucleo storico. Sì, Ora la volevo dire che non ce l'ha chiesto il cittadino recente, quindi il cittadino dice: io riconosco come il comune che ha un valore storico, ma è da due, ecco, cioè, quindi non avendocelo Certo, chiesto. se ha valore storico hai ragione, è da due, se no era più recente, gli spettava qualcosa in più, secondo me, punto. Anche Non io ce la lo vedevo chiede. come la Michela anch'io. Sì, non ce lo chiede Riccardo, questo ti volevo dire. No, Non ci no, no, ho chiede. capito, ho capito bene. Si faceva per parlare. Ok. Allora, osservazione 202. Si chiede il passaggio da 1 a 2, l'istruttore di accoglimento. Vediamo. Si vede un pezzo di foto, Antonella. Aspetta, aspetta, a parte si può anche. Sono queste e basta le foto? Ah, ecco. Questo è un unico edificio di cui ci sta facendo vedere le varie parti? Eh? Va Sì, è bene, allora io tutto. per Sì, me non ci sono osservazioni, è diciamo, accolta questa. viste le ultime due foto, sono d'accordo. Le prime due mi facevano pensare, le ultime due mi hanno tolto i dubbi. Cioè, la richiesta è quella di classificazione in due, sì. Sì, mi sembra francamente che ci siano i presupposti. Allora, poi 208. Si chiede la classificazione di un annesso agricolo, quindi nello storico, non accolta l'istruttore dell'ufficio. Vediamo. Avanti. Vabbè, su questo ovviamente non ci sono dubbi. Poi, Questo qui, Simone, ci sono anche delle carte, hanno messo, no, è recente sicuramente, ma hanno prodotto qualcos'altro? non credo, sentiamo l'ufficio, ma non credo. No, nella carta ora c'ha la manina Antonella, ma ce l'hanno inserito loro, credo, che non sia neanche nella carta. No, Però chiedevo alla Michela se si c'è vede che è documentazione. costruito recentemente, insomma. Tipo accatastamenti, Basta roba del vedere il materiale, genere. vabbè, ma l'accatastamento che ti dice, anche se è accatastato, vabbè, sarà No, sicuramente accatastato, ma non è ma di stilo storico. va bene. Poi 215. Viene chiesta la classificazione come rudere e la proposta dell'ufficio di accoglimento. Vediamo. Andiamo avanti pure. Sembra giusto. Sì, questo è corretto anche secondo me. Si vede che esisteva un vecchio edificio.
C'è qualche dubbio? Si va avanti? Ok, 218. Si chiede di modificare la classificazione da 1 a 2 di istruttoria e di non accoglimento. Vediamo. Scorriamo pure le foto, Antonella. Ma per me non ci sono, insomma, io non ho osservazioni. Non so se qualcuno dei commissari ce le ha. E allora, diciamo, nel silenzio vado avanti. Osservazione 225. Si chiede la classificazione in due, se capisco bene, da uno. Per quello che riguarda la parte che concerne questa fase del lavoro della commissione. Vediamo. Ah, non ho detto il parere dell'ufficio, forse. Il parere dell'ufficio. Che chiedono due cose, Simone. Chiedono sì. Una nuova viabilità e poi la riclassificazione. Guarda. E ora la nuova viabilità No, dicevo per l'esito parzialmente, lo dicevo per l'esito che vedono scritto parzialmente accordo. Quindi diciamo per la parte della classificazione la risposta è di accoglimento. Il parziale accoglimento dipende dal fatto che poi chiedevano una strada e non è stata accolta. Io non l'ho capita bene questa osservazione qui. Cioè chiedono due cose in questa osservazione, Riccardo. Una è di poter realizzare una strada di collegamento nuova con questo fabbricato dalla strada principale. Ora, questa parte dell'osservazione non la stiamo esaminando, però insomma vi posso anticipare che le nuove strade in territorio rurale non si possono fare per legge, quindi non, è chiaro che l'istruttore è di non accoglimento. O meglio, si possono fare le nuove strade, ma vanno copianificate, insomma, devono essere di interesse pubblico. Insomma, non si può nel piano operativo inserire nuove strade. Invece, per quello che riguarda il fabbricato, l'ufficio dice sì, ha caratteristiche due e non uno, e quindi lo accogliamo, ecco, questa parte dell'osservazione. Vediamo il fabbricato. Volevo vedere il fabbricato. Sì. Non sperate in altre foto perché c'è solo questa. Sì, non si vede nulla. Questa mia non si vede nulla, tesoro. Diciamo che si intuisce che potrebbe aver ragione, ma forse non è del tutto esaustiva. Se la commissione ritiene, la possiamo mettere fra quelle da... Scusa Simone, ti devo precisare una cosa. Loro avevano chiesto la riclassificazione di due edifici. Noi ne abbiamo accolto solo di uno, quello contraddistinto... Lo vedete nell'istruttoria dal mappale. No, sì. Ma io non ho visto niente, onestamente. Ah. Sì, allora, è uno di quei casi in cui si vede con Google Art. Insomma, come volete, o proviamo a guardarlo con Google. Allora, qui le foto ci sono, quindi l'osservazione è ammissibile. O, eh, o,
O proviamo a guardarlo con Google No, Earth. non ci arrivi con Google Earth, Simone. Siamo aiutate con foto che avevamo noi in ufficio, se non ricordo male, vero Antonella, che avevi nelle classificazioni precedenti, forse. E ora guardiamo un po' se riesco a recuperare. Oh, è stato allora, vediamo se ce l'abbiamo, altrimenti lo mettiamo fra quelli da rivedere. Vediamo se ci abbiamo le foto noi. Manola. Mi dicevi che la classificazione riguardava la volontà dell'osservante, due fabbricati, no? Due fabbricati, noi abbiamo accolto, ne abbiamo accolto solo ma di uno. Ma che sono contigui però, fammi capire questo. No, è un complesso, sono vicini, ma no, non contigui. Sono quei due che nell'istruttoria lui propone la modifica, insomma, ci mette la freccina con scritto due. Sì. Però non si distinguono neanche. Io non è, detto tra di noi, non è presentata in modo tanto chiaro l'osservazione. Diciamo, è chiaro l'oggetto, è poco sì. Chiara la documentazione. L'individuazione dei fabbricati. È da farci un sopralluogo, ragazzi. Sono d'accordo. Ora l'Antonella guardava se c'aveva le foto, però è chiaro che sì, se noi ci siamo aiutate, siccome erano schedati in precedenza con il regolamento urbanistico, Antonella aveva recuperato le foto vecchie del regolamento urbanistico per capire come erano questi fabbricati. Sì, attenzione, perché quello lì è un complesso delicato. Sì, sì. Il Lucchesi suggerisce anche lui il sopralluogo. Va bene. Appunto. Va bene, io non ho obiezioni, ci mancherebbe. Ormai diamo modo all'Antonella di farci vedere delle foto se ci sono, oppure se ci vuole troppo lasciamo perdere, se va avanti la mettiamo da parte. Propongo di metterla da parte, le guardiamo con calma, dai. Okay. Se troviamo delle foto chiare, riguardiamo quelle, altrimenti nell'assenza di chiarezza faremo un sopralluogo. Allora, osservazione 234. No, ma stanno cercando ancora le foto. Non c'è. Lo sai? Ma che fanno? Che devo fare? Andiamo oltre allora? Le trovate nel frattempo le foto? Io come scheda del regolamento urbanistico ho queste, il del complesso La Padula, non ho altro. Per cui se vogliamo andarci a vedere... No, io voglio vedere. Va bene. Fa vedere le foto. Andiamo a vedere. Se ci sono dubbi, il fabbricato 2 sarebbe questo qui bianco? È tutta un'unica scheda, si vede male, dai. Il fabbricato che noi avremmo classificato 2 è questo qui bianco. Non sono sicura. Allora si fa il sopralluogo. Mettiamola dalla parte, dai. Ok. Poi 200 34 appunto si chiede che sia classificato 1 niente, il fabbricato in questo momento è in zona agricola e non ha nel territorio sparso, insomma, se capisco bene, non ha particolari classificazioni. Vediamo. Avanti. Vabbè, è chiaro che non ha le caratteristiche dell'uno, quindi possiamo andare avanti. 230. Ma attualmente è classificato. Non ci sono altre foto?
E poi è classificato questo attualmente? Non è Che roba è? classificato, Michela. Non è Non è classificato. classificato. Non mi sembra di vedere elementi storici, no? Chiedo a quelli più bravi di me, quindi credo si possa. Ah, ecco, altre foto. Giustamente Alberto dice ci sono altre foto, eccole. Vabbè, non. Ma è un recente allora per noi? Sì, Io vedo questo recente. mio. No, ed è vero, c'è sull'osservazione. È un Degli... recente, no? Chiaramente, No, quando non è. allora, l'aspetto che voi vedete è recente perché è stato ristrutturato recentemente, una decina d'anni fa circa, ma è il recupero di un edificio antico che era lì in quella zona. Non so la destinazione d'uso, Roberto diceva che era una polveriera, ma chiaramente Allora un come due. l'intervento, come dire, ha modificato le caratteristiche, insomma. Casomai è da Storico questo domandarsi. non c'ha più nulla. Qui è da domandarsi se c'è ancora qualcosa di visibile per cui va classificato 2 oppure no, e allora resta com'è. Questo uno non è chiaramente. Qui io mi affido a quelli più bravi di me. L'ufficio evidentemente ritiene di no. Anch'io da profano grandi valori da difendere non ne vedrei, però non so, Jacopo, Alberto, se vogliono dire qualcosa, dico loro due che sono quelli che più. No, in termini di prestazione di interventi, dico, questo è un recente dei due, secondo me ha un plafond a cui può accedere di interventi maggiore laddove fosse classificato 1 o 2. Non c'è dubbio, se è abitativo, è come dici te. Non mi pare che non abbia la Chi dignità con gli interviene? storici. Sì. Quello lì fa parte di tutti i fabbricati che ci sono nella valle lì Non è. del coso, come si chiama? Vadova. Questa qui fa parte della polveriera, era il deposito della polvere che facevano nella polveriera che è più a monte, dove sono stati classificati gli altri fabbricati con l'altra osservazione. Quindi da un punto di vista, diciamo, strutturale, è chiaro che è stato ristrutturato e quindi non leggi il valore. L'unico valore che può essere è quello che è legato a tutto il discorso della ferriera di Candalla e di tutti gli opifici che sono lungo il fiume di Candalla. Solo quello, cioè. Quello testimoniale, via Sì, sostanzialmente. esatto. Jacopo? Sì, tutto vero. È chiaro che il valore testimoniale di un fabbricato si misura nel fabbricato anche, cioè non soltanto in quello che è stato, se poi non lo è più. Quindi tutto quel tema lì, tra l'altro, degli opifici dell'Lombriscese ha subito nel tempo manomissioni molto consistenti, soprattutto nel tratto a valle da Candalla in giù. E, che dire, mi sembra che quello che si poteva fare per annullarli del valore storico, ammesso che lo avesse in origine in termini di caratteristiche del fabbricato, sia già stato fatto. Quindi, insomma, Ma secondo me è credo. più giusto che sia in un 2 che in un recente. Se mi dite che è un fabbricato recente attualmente, però è più giusto forse che sia un 2 che un recente. No, dico, se vogliamo associare però un valore, diciamo, di carattere ambientale, che tutto sommato ci può anche essere per le trasformazioni che ha subito il fabbricato, no? Al fatto che poi però c'era già e che quindi, insomma, a livello storico e testimoniale può leggersi o dovrebbe leggersi in continuità con degli altri fabbricati che si trovano sul fiume, cambia poco in fondo. Siamo in un'area che è completamente, come dire, rurale, neanche ai margini di un centro, perché qui c'è un fiume che separa rispetto al centro storico dei Lombrici, quindi. Io sarei per il 2, io sarei per il 2 perché comunque sia non è un recente, perché la testimonianza, la memoria ce l'ha, no? Quindi secondo me un 2 potrebbe essere valutabile. Sono aperto a questo, sì. L'ufficio?
Io non mi esprimo, devo rifare la ricerca delle origini di questo fabbricato, devo fare un'istruttoria e vediamo, cioè non mi posso esprimere adesso, cioè se mi devo esprimere confermo l'istruttoria chiaramente, per modificarla e portarla a due in considerazione di quello che, di quello che si è detto, che non, secondo me non ha più niente di storico, quindi io devo approfondire. Io sulle considerazioni che ha fatto Jacopo, per me non ha nulla del due, onestamente, quindi classificare due va anche contro tutto quello che abbiamo detto fino ad ora, cioè, allora ricambio un'altra volta i criteri e dopo si rimette in discussione tutto. No, perché era esistente, era un esistente, storico ristrutturato. Era uno sgabuzzino, dai. Ma se volete la mettiamo da parte, cioè nel senso che Manola... Se volete fare l'istruttore, se no si rivedono, io rivedo tutto il mio ragionamento su tutte le tracce. Va bene Riccardo, ma non occorre mica che tu minacci le cose, voglio dire, ognuno ne pensa... Ma ascolta Riccardo, te la voterai in un modo, io la voterò in un altro, non è che... Con la mia opinione ti esprimi la tua, ma stai scherzando? Ma certo, no, ma perché te dici io rivedo tutto, voglio dire, ognuno la pensa in un modo, io la voterò in un modo, te la voterò. Cambia criterio su questo e allora ce ne sono altri su cui bisogna cambiare criterio. La apriamo l'osservazione 77 che abbiamo già fatto, per favore. Però scusate. Aspetta un attimo, Antonio. Calma e sangue freddo. Allora, la manovra è stata molto chiara, nel senso che ha detto a me, dal punto di vista dell'istruttore dell'ufficio, no? Questo per me è un edificio recente, perché onestamente a guardare l'edificio valori storici non se ne ritraccia. Poi Roberto ha fatto presente che c'è una storia, no? Dietro quell'edificio. Allora la Manola ha detto, se ritenete io faccio un approfondimento istruttorio, ma senza questo approfondimento istruttorio per me il parere resta quello che è. Io mi affiderei esattamente a quello che ha detto la Manola, cioè la Manola farà un approfondimento istruttorio. E alla luce di questo approfondimento istruttorio decideremo, nel senso che l'elemento della coerenza è fondamentale nel nostro lavoro e qui va capito se è un caso borderline o no, perché l'ufficio allo Stato ci sta dicendo che secondo l'ufficio non è un caso borderline. E allora dopo questo si crea, no, un elemento di equivoco che rischia poi di innescare una discussione. Allora, andiamo a fare un approfondimento istruttorio e ci ritorniamo sopra. Questa è la mia... Bene, è giusto. Questa può essere una cosa giusta. Si rivede, no? Abbiamo la 77, un attimo. Alberto, scusa però, ma facciamolo alla fine questo confronto qui, no? Ci possono anche essere altri casi. Appuntati che secondo te c'è un parallelismo con la 77 e così almeno l'omogeneità di trattamento la valutiamo, no? Tanto abbiamo detto che ci ritorniamo, quindi la garanzia sta lì, insomma, nel fatto che ci si ritorna sopra. L'unica domanda che voglio fare alla Manola, perché io sono molto ignorante in materia, gli edifici recenti, Manola, per essere considerati tali, no, hanno delle caratteristiche, tipo devono essere stati costruiti prima di una certa data, oppure, ecco, hanno delle caratteristiche. Non ci sono delle caratteristiche, come dici te, di data, però chiaramente... Come dire, il discrimine è un fabbricato, un edificio storico che quindi, come dire, è stato costruito molto tempo fa, ma non c'è una data entro la quale scatta che da storico diventa recente, anche perché c'è una progressività, ci sono fabbricati più antichi, meno antichi e così via, no? Però insomma, lo vedi, un recente è un edificio che ha fatto degli interventi o è stato costruito in un'epoca recente. Appunto, cioè, ti dicevo che un edificio che ha tanti anni, per dire, mi può diventare recente con così tanta facilità? Questo ti volevo chiedere. Se ha tanti anni, ma cioè, io questo te lo dico perché lo conosco, cioè, se ti vado a far vedere, è chiaro che le devo recuperare, le foto di com'era,
e di come adesso, cioè te vedi che l'intervento ha completamente snaturato e ingrandito, cioè è completamente diverso. Poi su questo c'erano tra l'altro anche degli abusi, ti faccio anche per dire, perché me lo ricordo, me ne occupavo io. È stato un intervento che ha, a mio parere, snaturato l'origine, a tal punto che l'origine è persa, non ha più le caratteristiche storiche. La Manola deve essere scienza. No, è come dire che la mia mamma ha 80 anni, no? Se mi fa un lifting mi diventa bella, però sempre 80 anni ha, voglio dire, capito come ti posso dire? Ma se non ti ci rimane più niente, hai capito? Se te demolisci tutto e lo ricostruisci... Puoi dire che mi diventa la mamma di 30 anni dopo, anche all'anagrafe. Michela, il paragone aiuta, nel senso che negli edifici non è così, perché negli edifici è possibile la totale distruzione, capito? È questo il punto, quindi noi dobbiamo capire se su questo edificio qui residua ancora qualche valore o no, questo è il punto. La Manola fa un approfondimento istruttorio e la prossima volta, cioè la prossima volta, insomma, quando è il momento ci ritorniamo su. Allora, qui ritorniamo con l'osservazione 237 a quel complesso immobiliare dove abbiamo detto si vuol fare un sopralluogo. Comunque vediamola, perché qui la richiesta era di passare da 1 a 2 e l'istruttore dell'ufficio è di non accoglimento. Quindi vediamo se su questa ci sono dei dubbi. Avanti, avanti. Avanti. Ma mi sembra che il ragionamento sia quello di prima, cioè l'ufficio sia su questa, sia su quella che abbiamo visto due osservazioni fa, sono convinto che l'ufficio ha utilizzato documentazione fotografica d'archivio, diciamo così. Perché... No, ma questo è chiaro, Simone, c'è la mandolate. Questo è chiaro. Questo è chiaro. È chiaro, secondo te. Questo cioè, è chiaro. Chiaro quell'altra no, questo è chiaro. No, io osservo solo, Jacopo, che sono fotografie, no, un po' parziali, ecco, quindi... Però sì, ma questa... quel poco che si vede è da uno. Questi sono particolari eloquenti, quindi... Per me non ci sono problemi, io sono d'accordo con l'istruttore dell'ufficio. Dicevo no, solo... Io volevo dire una cosa invece all'Antonella o alla Manola. Tenuto conto che questa roba qui è definita anche dall'osservante come complesso, no? A livello urbanistico precedentemente, l'avevamo individuata con una disciplina unitaria? No. RU, intendo dire. Nel regolamento urbanistico vigente? Sì. No, ora controllo, ma mi sembra di no. Non okay, unitario, cioè ogni fabbricato aveva la sua schedatura. La sua disciplina, ok, va bene. Sì. Ah, ecco, guarda, scusa, te l'ho fatto vedere l'Antonella, vedi? Il solito numero fa quanto... il solito intervento, vedi? Ah, in un... Sì, era tutto quanto classificato 1, era tutto quanto classificato di interesse. Sì, sì, e la scheda 1233 era tutta dell'intervento. Bravo, ed era bravo. Tutto 1, quindi non nessuno faceva ampliamenti lì, eh? Sì, sì, sì. Va bene, ma insomma Jacopo dice, dalle fotografie che ci sono, il valore 1 qui si percepisce, diciamo, esservi. Quindi se non ci sono dubbi, su questa si va avanti. Il sopralluogo lo faremo per quell'altra, va bene? Poi, 243... È una richiesta di classificazione accolta come rudere. Vediamo. Beh, questa mi sembra chiarissima, no?
andiamo avanti. 245 si chiede la classificazione di rudere, prima richiesta. Seconda richiesta, si chiede l'estensione in zona E2. Proposta dell'ufficio parzialmente accolta, quindi se leggo bene è accolta la parte in cui si chiede il rudere. Vediamo. Ah, questo. Non l'edificio che si chiede. Qual è il rudere? Ok, le fondazioni, quei muri rasati, questi qui. Questi muri rasati qui. Quindi non stiamo parlando dell'edificio, ok? Stiamo parlando... No, siamo giù a quello, sai, quello che ci morì quell'uomo quando faceva l'intervento. C'è un rudere, no? C'è un rudere, e abbiamo classificato il rudere, uno scavo archeologico. La parola devo spiegare a Roberta, spiegata anche alla commissione. Non mi ero accorto. No, ma non era quello, Manola. Manola, non è quello l'edificio. Addio, eh? Allora. Rettifichiamo la storia, eh? Diciamo, la storia non è quella. Comunque, ora, a parte tutto. Il rudere a occhio sembra esserci. Ecco, l'unica cosa, siccome dalle fotografie non si vede tutto benissimo, però vedete, ci sono... documentazione storica, vedete, che attesta l'esistenza di un edificio. Per cui direi che, se siete d'accordo, non vedo dubbi. Ok? Ecco, posso fare un'osservazione, Simone? Quel ragionamento, cioè, te lo faccio a te perché ti sei preso questa responsabilità in relazione a quello che si diceva sugli uno. Guardiamola per bene anche la norma sugli erbe. Perché in un caso del genere una classificazione a rudere, questa l'abbiamo accolta? No, tra l'altro, fatemi capire. Sì, l'abbiamo accolta. Cioè, produrre della documentazione che consenta, nel caso per esempio di una consistenza del fabbricato che era abitazione, la possibilità di riprodurlo, insomma, non è da poco. Questa per esempio mi sembra essere un'area piuttosto delicatina. Per tante ragioni, cioè vedo un fosso qui, c'è un fabbricato davanti, è un'area agricola, tutto giro. Insomma, dalle altre cose non mi sembra tanto rudere. Io non la vedo bene questa foto, ti dico la verità, ma anche il tetto mi sembra che... No, Michela, attenzione, non è il tetto, non è quella. Il fabbricato in fondo è classificato, è la fondazione di cui... Scusatemi, Cioè, ma... è il muro bassissimo di questo. Jacopo, giustamente... E come non vedo il muro. Ah, eccolo qui. Se il fosso è nel reticolo idrografico, non potrà ricostruire, perché appunto, il 10 metri c'è l'attuale. Infatti. Ma questo non lo so se è nel reticolo. Insomma, vedere la dimensione... Va bene, ma questo siamo d'accordo. Mettiamo caso però che non sia nel reticolo per niente. Che da un rudere poi venga fuori un fabbricato che è legittimato soltanto per il fatto che l'unica documentazione che è possibile reperire non è documentazione fotografica, perché magari è un rudere da non lo so, 80 anni e delle fotografie non ce n'è perché i fotografi non usavano, e che quindi insomma ci sia poi dell'incertezza, no, sulla reale consistenza del fabbricato, può consigliare prudenza nel caso dei ruderi, ecco, dico questo. Infatti perché... volevo chiedere ora, cioè quando si classifica rudere, dopo l'eventuale ricostruzione, si vedono tre muretti... Riccardo, ti vengo incontro rispetto a quel che dici probabilmente, riguarda la norma, capito, come si scrive... Appunto. La norma è già scritta... Nelle norme tecniche ti dice l'intervento di ricostruzione è da intendersi come la possibilità di ricostruire lo stesso edificio di cui siano documentate le caratteristiche tipologiche e o le dimensioni planivolumetriche originarie. In particolare, questi edifici potranno essere ricostruiti mantenendo l'impronta delle murature a terra
e per l'altezza il numero dei piani pari a quelli originari preesistenti se documentabili. Ove l'altezza dei piani risultasse inferiore a quella prevista dalle norme igienico-sanitarie o dal RE, è ammessa la ricostruzione dei piani secondo le norme vigenti, ferma restando l'altezza totale originaria. In ogni caso, non è comunque ammessa un'altezza massima superiore a quella di eventuali edifici confinanti aventi murature poste in aderenza con quelle dell'edificio oggetto di ricostruzione. Gli elementi dimensionali dell'edificio da ricostruire dovranno essere documentati previo rilievo grafico e fotografico dell'esistente, accompagnato da una specifica e dettagliata relazione descrittiva finalizzata a attestare le caratteristiche tipologiche e le dimensioni originarie dell'immobile. In particolare sono ritenuti i documenti minimi necessari per il rilascio del titolo abilitativo, oltre a quelli eventualmente stabiliti dall'RE, un'adeguata documentazione sulla tipologia originaria dell'edificio, i cui elementi dovranno essere dedotti da atti notarili, documentazioni e planimetrie storiche, altri documenti di archivio, relazione storica con confronto tra catastali di diverso impianto, contenente almeno l'estratto del catasto ottocentesco di quello di impianto e di quello attuale, fotografie d'epoca e storiche. Questo è... E quindi si fa un edificio a un piano, cioè se non è documentato un edificio. No, quello dell'edificio a un piano è nelle norme dell'RU vigente, Riccardo. Adesso diciamo è ancora vigente l'RU, no? E l'RU nella ricostruzione dei ruderi richiedeva più o meno questa documentazione che ti ho letto, scritto in modo diverso, ma sostanzialmente aveva quel contenuto. Quando poi non c'era la sicurezza dell'altezza, perché molto spesso l'impronta a terra dell'edificio c'è sempre, il problema si pone sull'altezza. Allora in questo caso noi avevamo una norma che in caso di dubbi dell'altezza costruiva un edificio di 2,40 di altezza. Infatti quello che abbiamo visto prima, quel rudere di prima, noi la concessione gliel'abbiamo data, ma siccome non c'era la sicurezza dell'altezza originaria, perché un fabbricato di due piani, che vuol dire quanto è alto? Quanti erano alti questi piani? 2,70 è impossibile che nei fabbricati storici avessero un'altezza media di 2,70, no? Allora, quando non c'era certezza, la possibilità di ricostruzione si limitava a un'altezza media di 2,40. E quindi non allora, diventava mai abitazione. Non c'è più, come? Quindi non poteva diventare abitazione, ora non potrebbe diventare abitazione. No, con 2,40 non può mai diventare abitazione. Manuela, volevo fare una considerazione che è questa. No. Questo secondo me è un punto molto importante che non ci deve sfuggire. Allora, noi siamo nel territorio rurale, no? Nella maggior parte dei casi i ruderi sono nel territorio rurale. Nel territorio rurale la legge vieta la nuova edificazione residenziale, ok? Quindi, prima considerazione, perché la norma non è come quella del vecchio RU? Perché non si può dire che se io non ho la documentazione ricostruisco un edificio con certe caratteristiche, perché altrimenti saremmo alla nuova edificazione. Seconda cosa, proprio perché la legge regionale vieta la nuova edificazione residenziale nel territorio rurale e la nuova edificazione non residenziale deve essere copianificata, è chiaro che la norma che la Manuela ci ha letto deve essere rigorosa, cioè te mi documenti in modo molto puntuale com'era l'edificio, e allora siccome sei in grado di documentarmi in modo molto puntuale posso considerare, come posso dire, quell'intervento facente parte di un recupero. Ma se te non sei in grado di documentarmelo e non si può inventarci com'è il nuovo edificio, perché sarebbe nuova edificazione pure semplice, non so se mi sono spiegato. No, ti sei spiegato. Vabbè, io ho capito bene ora. Quindi la norma deve essere rigorosa, perché se non lo fosse incorreremmo in un problema rispetto alle norme sovraordinate. È così, non c'è niente da fare.
Ora, quando il rudere è come quelli che abbiamo visto all'inizio, cioè mancano pochi pezzi, è facile, no? Perché te facilmente intuisci anche com'era l'edificio. Quando ci sono solo le fondazioni o ci sono pochi muri perimetrali, e va bene, siccome esiste qualcosa, si può considerare un intervento di recupero, ma voi capite che per rimanere nell'alveo del recupero ci deve essere un rigore che la norma infatti prevede, che è quello che ci garantisce che la norma sia legittima, va bene? E quindi non diventerà mai casa, via, parliamoci chiaro. E quindi dove manca la documentazione non ricostruisci, perché come ricostruisci? A caso? E se ricostruisci a caso è nuova edificazione, e se è nuova edificazione non va bene, perché non perché non lo voglia qualcuno di noi, io avrei comunque i miei dubbi, ma a parte quello, in ogni caso la legge non lo consente, ecco. Volevo precisare, lo volevo dire proprio per arrivare a quello che hai detto te, che il recupero è visto come qualcosa che possa portare a, ma in realtà magari tante volte non porta a niente, ecco, volevo dire questo. Certo. Ok, andiamo avanti. Chiedo scusa Antonella, a che numero siamo arrivati? 246. Ok. Scusate, mi dite un po' una cosa state vedendo voi a video, perché ho un po' di problemini con il... Una strada. Ecco, vedi, è successo qualcosa che non capisco. Siamo in via dell'antenna. Scusate, devo levare un attimino la condivisione e rifarlo. Aspettate un minuto, devo fare... è successo qualcosa. Io intanto guardo... Posso chiedere una cosa? Perché chiedeva l'estensione di zona E2? 326, come? Simone. No. Ma quella di prima? Ok. Sì, tanto okay, per curiosità mia. È un mistero. È un mistero, Riccardo, perché non gli cambia niente. Ok. Un pochino meno di metà. Sentiamo l'ufficio, ma è Manola? Sì? Riccardo dice, no, nell'osservazione quella del rudere che abbiamo discusso fino ad ora, la seconda parte dell'osservazione era, si chiede l'estensione in E2, no? Dice, ma perché la chiede? Ma francamente non lo so, perché non gli cambia niente. No, infatti. Infatti alle volte sono incomprensibili. Ok, andiamo avanti. 246. Il fabbricato è classificato di interesse ambientale 2 ed è in zona P4. Ora, in realtà P4 è un errore, no? Ve lo ricordo. Che l'abbiamo corretto, sì. Esatto, la dizione giusta è P2. Si chiede la riclassificazione del fabbricato. Quindi chiedono che non sia un 2 da quello che capisco, ma un recente, e si chiede anche qui l'estensione della zona E2. Ora sulla zona E2 P2 abbiamo già detto è irrilevante. Ecco, questo è il fabbricato, cioè l'ufficio ritiene di mantenere la classificazione 2. Il motivo è che, vedete, il fabbricato conserva... Le mandolate? Manola, dillo te che sei più... Dice che è stato demolito e ricostruito il fabbricato. Visto che noi non siamo andati a vedere la conformità del titolo abilitativo, ma come vedete, ancorché soggetto a un intervento recente, ha mantenuto nel corpo originario le caratteristiche tipiche di un annesso agricolo, di cui insomma abbiamo sempre parlato, no? Volumetria pulita, semplice, tetto a capanna. È diverso rispetto alla montagna, sì. No? Il valore. Ha fatto la demolizione e la ricostruzione, Manola, del vecchio? No. Sì, ma è una demolizione e ricostruzione probabilmente fedele, perché non so se vedi, non ha trasformato, perché noi sui fabbricati classificati si facevano demolire e ricostruire, ma fedelmente.
E come vedi il corpo originario, perché poi questo qua con questa finestra a semiarco così probabilmente è un ampliamento che gli dava regolamento urbanistico, perché venivano fatti insieme gli interventi di demolizione, ricostruzione e ampliamento. Quindi questo è un caso emblematico. L'edificio è stato demolito, ricostruito fedelmente la parte originaria, al quale poi è stato, come dire, agganciato il blocchetto dell'ampliamento ammesso dall'RU. Quindi secondo noi non ha le caratteristiche per essere classificato come recente, ma di mantenere la caratteristica di edificio a due. Sì, io ora mi metto nei panni di quello che diceva la Michela, no? Nel senso di dire, se un edificio è stato completamente demolito e ricostruito, diventa recente, tra virgolette. No, allora, il discorso è questo. Magari sbaglio anche io, perché nella mia logica. Cioè, quindi è tipo quello di prima, no? Nel senso che no. non porta più dietro quelle caratteristiche storiche all'edificio. E quindi sarebbe da mettere nel recente. Io pensavo... Allora, il ragionamento che noi abbiamo fatto è questo della distinzione, no? Cioè quello di cui si parlava prima, vi ricordate in Candalla, che dobbiamo approfondire? Anche questo è stato soggetto a un intervento, diciamo, recente, no? Che lo ha in qualche modo trasformato. È come se non fosse più uguale a quello che era prima. Quest'altro invece è un altro esempio dove è vero che è avvenuta la demolizione e ricostruzione, ma la demolizione e ricostruzione è fedele a com'era l'organismo originario, a cui è stata sommato l'ampliamento ben, come dire, riconoscibile, che è quella parte quadrata con i colonnini. Ora io devo dire che non siamo andati a prendere la pratica, Io sto facendo una lettura architettonica del risultato di un intervento. Allora, in questo caso noi, anche se sono stati demoliti, ma quando sono stati costruiti fedelmente, è come se fossero il fabbricato originario, perché è fedele, è come era prima, a livello di ingombro planivolumetrico. Tant'è che la demolizione fedele ricostruzione non è inquadrabile nella nuova costruzione, ma è inquadrabile nella ristrutturazione edilizia. Ecco questo ragionamento che abbiamo fatto. Ora Manola non c'è più questa possibilità? O c'è sempre? No. Sì, sì, certo. Tutti possono fare la ricostruttiva, a cui possono, i due per esempio che fanno l'ampliamento, sommano anche l'ampliamento. I due possono fare la demolizione e la fedele ricostruzione? Sì, e poi possono fare anche l'ampliamento. L'uno può anche demolire anche l'uno però, eh. No. Sì, te lo dico, c'ha delle limitazioni, ma tu non c'è. Aspetta, che vado a prendere. Questi annessi agricoli che sono stati messi in due possono fare la demolizione e la fedele ricostruzione. Allora, gli uno possono fare la ristrutturazione edilizia conservativa e la ristrutturazione edilizia ricostruttiva, limitatamente ai soli casi di ripristino di edifici o parti di essi crollati o demoliti, previo accertamento dell'originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione, eccetera, eccetera. Sì, ma nella conservativa puoi demolire lo stesso. Perché sto parlando insieme a Roberto Lucchesi. La ristrutturazione edilizia conservativa, di cui all'articolo 135,2 lettera D, della legge regionale 135,2 lettera D, allora sarebbe interventi di ristrutturazione edilizia conservativa, ossia quelli rivolti a trasformare l'organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere non comportanti la demolizione del medesimo, ma che possono comunque portare un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti, nonché le eventuali innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa
antisismica e si comprendano altresì l'intervento di recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto dei dispositivi della presente legge. Tu fai caso, lo demolisci. No, però allora, in parte lo puoi demolire. Manola. Sì. Correggimi se sbaglio. Allora, l'I1, la totale demolizione e ricostruzione anche fedele, non la fanno. Perché la categoria è quella della ristrutturazione edilizia conservativa, che la totale demolizione non te la fa mai fare, giusto? No, la totale no, però puoi fare degli interventi di sostituzione. Certo, mentre i due fanno la totale demolizione e fedele ricostruzione. Sì. Okay, e allora ci preoccupavamo di quanto i due fossero strutturalmente ben messi e potessero sopportare una ristrutturazione, quando possiamo tirarli intera tutti e ricostruirli fedelmente. Io questa cosa non l'ho capita. Due, non gli uno, i due. No, anche due, capito? Io pensavo che anche due comunque venissero conservati, la parte che non viene ristrutturata venisse comunque sia conservata. E di che si sta a parlare? Si dice il valore storico, valori ambientali, queste cose lì, e poi si tira giù e si ricostruisce. No, ma Michela, i due sono quelli che sono già trasformati e mantengono un valore, diciamo, tipologico, chiamiamolo così, di riconoscimento ancora delle forme, plani volumetriche, eccetera. Ma sono forme finte a questo punto, se me li fai tirare giù e ricostruire. Le devi ricostruire fedelmente se le tiri giù, capito? Cioè, la fedele ricostruzione devi fare. Io non... Cioè, questo edificio, prendiamo questo che è l'ufficio classificato 2, se fa una demolizione con fedele ricostruzione... Dov'è il problema? Non esiste il problema, no? Se è fedele la ricostruzione, capito? Quindi, sui due, io poi se la vogliamo fare più restrittiva la norma ci si ragiona, ma io sui due la demolizione con fedele ricostruzione la consentirei, perché i due sono edifici, appunto, dove il valore non è più architettonico, chiamiamola tipologico ambientale, tant'è che si chiamano così. E quindi se mi conservi la tipologia... Non ci vedo niente di male, insomma. No, volevo allargare, con questo volevo allargare le maglie anche sull'uno, io, figurati restringerle ancora. No, va bene così, va bene così. Allora, su questa non ci sono osservazioni, si può andare avanti. Scusate, mi sono perso nel numero, qual è? Quella che dobbiamo 258. Fare? 258. Ok. Allora, si chiede il cambio cartografico da 1 a 2, in particolare RA, quindi siamo in un nucleo rurale, giusto? Chiedo conferma all'ufficio. Comunque, da 1 a 2 la richiesta e l'istruttoria è di non accoglimento. Vediamo. Questo qui c'è il casottino come quelli che si è messo da parte l'altra volta. Onestamente sì. Infatti va messo da parte questo, secondo me. L'unica cosa, a differenza degli altri, è inserito in un contesto di borgo storico, mentre gli altri erano più isolati nella pianura. Questa è un po' la differenza. Però va bene, per me se volete si può mettere da parte, così li rivediamo meglio tutti insieme. Come volete. Bene, sì. Allora lo mettiamo da parte. Poi 264.
Si chiede 2. Sono edifici in zone 3. Parzialmente accolta. Forse ci sono più edifici qui. Sì, c'è la richiesta di classificare più edifici. Sono 2 in particolare. Uno, su uno c'è l'accoglimento, cioè si classifica 2, su uno no. Vediamo. Accolte e quali no. Esatto, vediamo. Sì, ce lo dica l'ufficio perché io non capisco nulla. Questo, ma infatti io così. Manola, noi vediamo 2 edifici, su una c'è l'accoglimento e su uno no. Ci dici quali sono, qual è quello accolto e qual è quello non accolto? Voglio che tu mi dici un attimo l'osservazione perché stavo parlando con Roberto. Il numero? È la numero 264. 264. 264. Se ho letto bene, gli edifici sono 2. La richiesta è di classificare 2. Noi diciamo uno è da 2, l'altro no. Quindi l'edificio secondario, è specificato l'edificio secondario. La modifica riguarda il fabbricato presente nel catasto storico che viene classificato in edificio classificato di interesse ambientale 2. Ok, quindi nelle foto qual è? Mi fai vedere le foto, Antonella? Questo è il principale. No, non lo so, bisogna che la allora riguarda. Questo è già... Questo è già classificato, scusatemi, questo è già classificato 2, che è questo. Aspetta che torno indietro, che è questo, va bene? Scusatemi, questo è la partenza. Ma allora okay, l'ho spiegata male io l'osservazione, per me. Okay. Chiede la classificazione degli altri 2, diamo. Allora, c'è un edificio classificato, va bene, ma poi lui chiede la classificazione di altri 2, giusto? Sì. Oh, allora, vediamo quali sono questi 2 edifici, quelli di cui chiede la classificazione. Allora, dovrebbero essere questi qui 2, questi che sono in chiaro, vedi, quelli che sono nel recente. Okay. E chiede che anche questi qui 2 siano inseriti nel 2. Benissimo, okay. Fino a qui è tutto chiaro. Ora, poi, ci fa vedere... Chiaro, ok, allora... Allora, il fabbricato classificato è quello in blu che vedete scritto, va bene? Che è questo qua. Questi qui 2 lunghi sono quelli che sono da classificare, va bene? Ok, vediamo. Okay. Poi, per cui loro ci fanno vedere le foto di questo qui quadratone e questo qui tutto lungo. Ora vi faccio vedere. Fermati un attimo, torna un attimo su, Antonella. Sì, torna lì. Mi basta un pezzettino dove si vede le foto, ferma lì. Allora, la foto 1 e 2 fa riferimento al primo edificio, la foto 3 e 4 al secondo. Dai, andiamo a vedere. Va bene. Okay. Allora, questo è quello classificato 2. Va bene? No, non mi torna. Oh. Mi fai rivedere il punto di dove sono fatte le fotografie? Qui, lo vedi? La freccia blu fa questa foto. Questa foto qui. Ha scritto foto 1, foto 2, foto 3, foto 4. Vabbè, comunque la freccia blu è una foto, via. Ah, perché okay, è blu. Sì. Ok, sì, va sì, bene. Ho letto male io. Va bene, è chiaro, è chiarissimo. Va bene, questo è il blu, che è quello classificato. Due. Ok, poi, perfetto. Andando giù, da classificare, che è questo qui, guardate bene, questo edificio grosso qui, è questo qui. Sì, è questo. Vanno classificati la foto 1 e foto 4. La sì, foto 1 e foto 4, però, va bene? Allora, la foto 1 e la foto 2 ci fanno vedere il primo edificio, cioè uno... No, la foto 1 è quello da classificare. Sì, ma ci fanno vedere il primo fabbricato di cui chiede la classificazione. Allora, uno è questo. La 1, facci vedere anche la foto 2, che è sempre sul solito fabbricato, e il 2. Queste 2 foto riguardano il solito fabbricato, il retro. Andiamo avanti. Fate il canino, bellino, quello lì, lo lasciamo lì, poverino. Ok?
Poi quest'altra è la parte, quell'altra, il 4 lungo. Avanti. Ok. Avanti. Bene. E noi classifichiamo. Per cui noi classifichiamo, immagino, quello delle foto 1 e 2. Noi che gli si risponde, non mi ricordo cosa gli si risponde, scusami. Ma siamo pronti a modificare la classificazione dell'edificio. Allora, scusate, abbiamo visto 5 foto, va bene? La prima, quella blu, è dell'edificio già classificato, che lui usa come parametro di riferimento, ok? Poi la foto 1 e 2, se è visto dai punti di fotografia, riguardava il primo edificio, quello più, diciamo, quello meno allungato, più vicino a quello già classificato. La foto 1 e la foto 2 riguardavano lo stesso edificio, su due lati diversi. La foto 3 e 4 riguardavano il secondo edificio, intendo dire i due edifici oggetto dell'osservazione, va bene? Ora la mia domanda è: qual è quello che abbiamo classificato 2? Tutti e due. No, aspetta, no, noi abbiamo classificato il fabbricato presente nel catasto storico, però io non ti so dire qual è, bisogna specificarlo col mappale. Non ti so dire qual è, penso che sia quello con quel mandolato, ma boh, non lo so. Osservazione, questa qui. Questa è da rivedere, via. Sì, è un casino questa qui. No, non è un casino. No, nel senso, bisogna modificare il mappale a quello storico. Rivediamola, esatto. Andiamo avanti magari. Okay. Vediamo. Ti spieghi? Sì, vai, me la segno. No, se no si attacca. Va solo individuato l'edificio, dai. Io credo sì. Sia. Vabbè, però. Capire qual è quello storico e ci mettiamo il mappale. Va bene. La mettiamo da rivedere allora? Sì. Allora la 274 si chiede una classificazione, perché come aveva notato anche Alberto in un'altra situazione, qui era un PO classifica l'immobile in zona RA ma non ne specifica la classificazione, e lui dice metteteci 2, accolta, vediamo. Fosse quella che aveva vista Alberto ci avrebbe risolto i problemi, ma mi sa di no. Andiamo a vedere. Era Santa Lucia quell'altro. Infatti era in un altro posto. Lo vedete, no? L'errore. La riga nera separa 1 e 2, ma non si capisce qual è la classificazione. Vediamo. Questo è l'edificio. Ah, ma non vi ho detto il parere dell'ufficio? Sì, ve l'ho detto, non me lo ricordo. Comunque accolta. Direi che va bene 2, insomma. Non... Il cittadino chiede 2, quindi non chiede, diciamo, niente di diverso. Infatti, anche su quella precedente che rivedremo, io farei tutte e due, sulla scorta di queste, perché quell'altro è più ambientale di questo qua, quello che aveva quel bagno... la cupola del bagno esterno. Comunque tanto la rivedremo, avanti, va bene. Tanto la rivedremo quella, Alberto, anche perché se non si capisce, no, questa esattamente... comunque abbiamo assegnato la classificazione 2. Sì. Ok, andiamo avanti. Ah, questa devo uscire io. Vai, ti facciamo uscire, Alberto. Vai. È uscito Alberto, ok, allora. L'osservazione chiede di passare da 1 a 2. Ah, però no, l'ho spiegata male. Faccio una retromarcia subito. Allora, dice l'osservante, certamente per una svista nella cartografia del PO non risulta classificato l'immobile oggetto dell'osservazione, va
va bene? Quindi non è classificato. Si chiede quindi la classificazione del fabbricato come edificio di interesse ambientale 2. Dice l'osservazione precede quella del fabbricato confinante di cui si chiede la modifica della classificazione da 1 a 2. Quindi c'è un fabbricato non classificato di cui viene chiesta la classificazione 2 e poi un fabbricato invece classificato di cui viene chiesto il passaggio da 1 a 2. Ho capito bene? Lo chiede all'ufficio. Sì. Sì, quell'altro, però quell'altra osservazione, quell'altro, eh? Questa è la 278 e l'altra è la 279. Ah, ok, quindi qui si guarda solo quella relativa alla mancata classificazione ed è parzialmente accolta perché il mobile viene classificato ma con uno e non con due. Vediamo. Beh, direi che per i criteri che abbiamo utilizzato è da uno, eh? Va bene? Sì. È presente in cartografia l'immobile? Non ho capito quello. No, questo non era classificato per errore, Jacopo. No, va bene, ma nella cartografia è individuato. Sì, sì, ho capito. Meno male se ne sono accorti. Potrebbe essere anche che è pertinenza di attenzione, perché questo ci sta anche che sia una pertinenza, eh? Cioè non è detto che vedete che accanto a un edificio grosso, ma insomma questo diciamo è un aspetto poi successivo. Ora diciamo che è corretto classificarlo, va bene? Possiamo dire a Alberto se rientra. No, non ancora. No. Sbagliato. Fermi le macchine. Allora, perché subito su quella successiva è la sua. Ah, è sempre sua. Allora, si chiede la modifica della classificazione da 1 a 2. Era quella, diciamo, anticipata, no? Nella precedente osservazione. L'istruttoria è di non accoglimento. Vediamo. Non so, lo chiedo alla commissione se vi sembra simile a uno di quei casi che abbiamo messo da parte. Bravo, io la metterei da parte, infatti, te lo volevo sapere. Stavo guardando. Lo dico per, diciamo, per metodo, non ne faccio una questione di merito. Ma infatti ora stavo finendo di guardare e mi sembra proprio uguale a uno di quei casi. La metterei proprio da parte. Jacopo? Sì, con... senza difficoltà, però ecco, più si va avanti, più questi casi qui, insomma, sì, sono dibattuti, però forse fino a un certo punto rispetto allo stato attuale, no? Voglio dire, hanno degli elementi di consistenza dello storico abbastanza significativi. Vabbè, li valutiamo tutti insieme. No, ha senso valutarli tutti insieme, però, ecco, lo ponevo come a livello di attenzione. Lo volevi precisare? No, l'ho preciso perché, sai perché? Perché... Cioè, allora, è chiaro che nel caso di un annesso, che è un annesso, è evidente che lo trovi quasi sempre nelle condizioni di partenza, no? Al limite lo trovi un po' deteriorato. Nel caso di un fabbricato invece che ha una consistenza diversa, se magari ci hai avuto una superfetazione, tipo questo zoccolino qui in fondo, nel tonaco, no? Che si vede che o è aggiunto oppure è una traccia di una preesistenza in tonaco che è venuta meno, fallo dipendere da quello, da soli elementi magari che sono minimi o comunque minori, capito, rispetto alla consistenza storica del fabbricato, secondo me è un elemento di riflessione. Facciamo un attimo la foto. Va bene, vederli tutti insieme, io sono d'accordo con voi, però ecco, lo ponevo come elemento di riflessione. Sì, anch'io vorrei dire che io mi ci ritrovo nell'istruttore dell'ufficio,
però per ragioni, credo, no, di metodo facciamo bene ad accantonarlo. Sì, anche perché così siamo davvero omogenei, no? Nel senso che possiamo avere una definizione unitaria di questi casi qui. Vabbè, però ecco, lo ponevo come elemento ulteriore quando si va. Certo. Ok. Possiamo dirle ad Alberto? Avanti con una, perché io almeno mezzogiorno devo uscire, perché devo andare a lavorare. Anch'io devo entrare a lavoro. Ci fermiamo a mezzogiorno, ci fermiamo. Fermiamoci ora, a mezzogiorno. Okay. Facciamo l'ultima, sono le 11:57. Ma volevo chiedere una cosa invece io, per una mia precisazione. Prima Simone ha detto una cosa che mi è rimasta nella testa. Ha detto bisogna vedere se questa è una pertinenza. Perché gli interventi si fanno sugli edifici principali, non sulle pertinenze di altri edifici. Quindi poi quando uno va a vedere, no, cosa si può fare sull'edificio, se è un edificio pertinenziale non ci si possono fare gli interventi. Vi faccio un esempio, tanto voglio dire, la mia mamma sta a Ponte Mazzo, sta in una casa grande, no? E poi in pineta c'ha un manufattino piccino, no? Va bene? Che è la legnaia della casa, va bene? Non è che io posso prendere la legnaia della casa e dire è un edificio autonomo e lo trasformo. Ecco, è la legnaia della casa, ok? Siccome lì era vicino a un edificio grande, poi andrà visto se è una pertinenza o no, ma però questo è un problema edilizio, non è un problema urbanistico. No, ma per capirlo io, ecco, non l'avevo visto che era vicino all'edificio, l'ho visto dopo forse nella foto successiva. Sì. Manola, te correggimi se sbaglio, perché... Certo, ma vai benissimo, no, sei chiarissimo, va bene. Alla fine di questi 10 anni forse ho imparato le cose. Credi di niente dell'ufficio, va bene, allora te lo ritroverai dirigente. No, ognuno deve fare il suo lavoro della vita, però ho imparato tante cose. Allora Simone, ti sa assuma l'urbanistica quando hai finito. Appunto, dicevo quello io. Oh, Simone, scusate, te volevi fare l'ultima, hai ragione, ma io sono in difficoltà. No, ma basta. Anch'io, stappiamoci. Alberto, sei rientrato, ma ci fermiamo perché è mezzogiorno. Scherzetto, ci vediamo lunedì. Lunedì allora. Ciao, ragazzi. Ciao a tutti. Ciao. Buona fine settimana. Ciao.